Buonasera a tutti, ben ritrovati qui. In realtà io non ho grandi introduzioni da fare, se non ringraziarvi a nome dei Fabbricastorie per la vostra presenza. Questa, come abbiamo scritto anche in invito di Facebook, è una coda di Playrooms, la manifestazione che abbiamo fatto l'8 e il 9 settembre, cioè 2 giorni fa, alla manifattura Tabacchi, nel senso che la manifestazione voleva proporre tante, tra virgolette, stanze, anche fisicamente erano delle stanze, ognuna dedicata a un gioco. Tutti i giochi immersivi, una di queste stanze era dedicata a una, immersività che era ottenuta non con particolari scenografie, come per esempio la plancia di comando dell'astronave che avevamo installato, ma ottenuta invece tramite più l'interpretazione dei personaggi e l'interrelazione dei giocatori tra loro. Per moderare, per animare, per condurre questa stanza, che era specificamente dedicata a una classe di giochi di ruolo che sono i giochi di ruolo dal vivo nordici, Nordic LARP, avevamo invitato Francesco. I giochi e la stanza hanno avuto molto successo. Siamo stati confermati nella nostra idea che questo Nordic LARP, di cui avevamo sentito parlare ma che di fatto non avevamo mai visto in azione, era una cosa interessante, e perciò sui due piedi abbiamo chiesto a Francesco di farci una introduzione all'argomento un po' più strutturata, in un certo senso con Nordic LARP noi abbiamo fatto quel tipo di metodologia di apprendimento in cui prima ti butti e impari a nuotare e poi arriva un istruttore che ti dice le braccia ti fanno così. Ecco, oggi è la serata in cui l'istruttore ti racconta perché uno galleggia se nuota, più o meno. Non procedo con l'esempio perché non mi è uscito benissimo, confesso. Questo è il senso di questo incontro di stasera. Ci faceva piacere che non fosse un seminario riservato ai Fabbricastorie, noi con Francesco questi 2 giorni abbiamo fatto lunghe chiacchierate, ma che fosse un po' aperto alla comunità dei giocatori, anche a quelli che hanno fatto la GEM negli anni scorsi, e comunque agli amici dell'associazione e al pubblico in generale. Francesco ha accettato molto volentieri di fare questa chiacchierata, io per questo lo ringrazio, di nuovo voi per la vostra presenza. I tempi sono più o meno questi: Francesco farà un'introduzione di una mezz'oretta circa e poi ci sarà tempo per domande, curiosità, osservazioni e anche una discussione eventualmente tra noi. Non sentitevi condizionati, anzi invece sentitevi spinti a intervenire, anche perché so che questo è quello che Francesco desidera. Ok, grazie ancora a tutti, buona serata. Faccio una premessa anch'io, visto prima di partire, perché appunto, come già Roberto ha detto, questa non vuole essere una lezione in realtà diretta frontale, dove parlo per mezz'ora ininterrotto, ma se qualcuno ha domande o vuole interrompermi, basta che alzi la mano e mi fermerò e magari spiegherò meglio se è mai stato capito chiaro, oppure magari per approfondire qualche termine, ecco. E l'altra premessa importante è che queste slide le ho fatte tipo in 2 giorni, quindi se ci sono dei refusi eccetera magari, ecco, chiudiamo un occhio. E un'altra premessa invece, quella che secondo me è più importante, è che questo è il punto di vista, è frutto della mia esperienza nell'ambiente scandinavo del gioco di ruolo, che come vedremo fra poco è un ambiente in realtà comunitario, quindi con molteplici punti di vista. E con questa non voglio esprimere il punto di vista corretto sul Nordic LARP, questo è il Nordic LARP e basta, ma darvi una visione all'interno, che quel poi è la mia visione, cercando di trasmetterla al meglio possibile. Questo sono le premesse, quindi se non ci sono domande io partirei. Non riesco a stare seduto quando faccio queste cose, quindi stavo in piedi. E allora, il titolo è Il gioco di ruolo dal vivo scandinavo contemporaneo e le sue influenze, nel senso che parlerò appunto del gioco di ruolo dal vivo, che è in qualche modo originario o influenzato dalla scuola scandinava, dalle scuole scandinave come vedremo, e vi farò una visione a tutto tondo contemporanea, quindi aggiornata ai giorni nostri, ecco. Parlerò anche un po' della sua storia, ma principalmente voglio dirvi quali sono gli esempi oggi di questo tipo di giochi.
e quali influenze stanno avendo al di fuori della Scandinavia, anche in Italia, ne perdiamo un paio. Prima di partire, un'introduzione al volo su di me. Chi sono? Sono Francesco Ruger Fiozzetta, mi chiamano tutti Ruger, quindi chiamatemi pure Ruger. Faccio il game designer e consulente di game design, più di 20 giochi all'attivo in ogni ambito, quindi dal gioco da tavolo, gioco di ruolo, a videogioco, alla VR, a giochi più pervasivi e sperimentali. E tra questi ci sono anche dei, appunto, giochi di ruolo dal vivo di scuola scandinava. Alla fine della talk ne avrò uno dei miei come esempio. Ammetto che non amo parlare molto dei miei giochi, ma ne porto uno che secondo me mostra molto bene le influenze che possono avere, diciamo, le scuole di design scandinavo sui giochi di ruolo, e ne parleremo poi. Quindi, altra premessa importante, alcune delle immagini, quelle in inglese nello specifico, e le fotografie all'interno di questa presentazione sono state fatte grazie al lavoro di raccolta di Nordic Lab Wiki, Nordic Lab Org e altre organizzazioni che documentano tantissimo questo tipo di argomenti. Quindi vorrei ringraziare senza ombra di dubbio Jacob Stenros per alcune di queste slide e Eric Fatland per altre di queste slide, ma ne parleremo poi. Giusto per rendere loro giustizia, questa non sono slide che ho fatto io, quelle per gli schemi, ma sono slide che hanno fatto altri e mi limito a spiegarle. Poi arriveranno le mie slide e di quelle mi assumo la responsabilità. Allora, che cos'è il Nordic Lab? Allora, il Nordic Lab è diciamo un gruppo di attività che, come dice il nome, vengono dal nord, in questo specifico caso dalla Scandinavia, dall'unione di scuole di pensiero di design danese, svedese, norvegese e finlandese, e che, come vedete un po' da questo schema, sono, diciamo, all'interno di un ecosistema di giochi che contiene altri tipi di giochi da dal vivo, come quello Boffer, che è il gioco tradizionale di spade di plastazoto nelle foreste in costume, ai German Lab, che sono quelli di massa tipo Drakenfest, a cose che in realtà non vengono dal gioco, quindi per esempio il teatro partecipativo, gli happening, a cose più digitali come la mixed reality, gli ARG, a questioni anche che derivano da scuole di pensiero, vedremo dopo, che non sono proprio legate al gioco, quindi come la psicologia, la sociologia e altro. Il Nordic Lab, da questo punto di vista, ne include diverse, nel senso che ha degli elementi che vengono presi da molte di queste scuole. Abbiamo ad esempio un focus particolare sulla fisicalità, sulle meccaniche, che può essere simile per alcuni versi al teatro impro, al teatro di improvvisazione. E c'è tutto un discorso che vedremo poi sul debriefing, workshop, che può ricordare lo psicodramma di Moreno, il sociodramma e altre scuole di pensiero che vanno più all'istituto terapeutico, ecco, le attività terapeutiche. C'è anche una questione per alcuni versi, su alcuni tipi di Nordic Lab, di illusione a 360 gradi, dei cosiddetti high resolution LARP, che approfondirò tra un attimo, che riguardano invece un aspetto proprio più di un coinvolgimento diretto all'interno di un ambiente, come magari l'escape room e altri tipi di questo tipo di attività che sono, diciamo, circondano il partecipante non solo nell'attività fisica del gioco, ma anche nell'ambiente in cui viene giocato. È importante, secondo me, questa slide, purtroppo da lontano non si vede bene, ma un'altra cosa che volevo dirvi è che tutte queste slide le metterò poi sulla pagina dell'evento, quindi saranno pubbliche, non impanicate a fare foto o altro, perché queste le avrete, potete sfogliarle tranquillamente in alta qualità. Questa è una slide di Eric Fatland che deriva dalla sua talk La storia dell'art moderno nordico e mostra ben chiaro, secondo me, le influenze dirette che hanno portato al gioco di ruolo dal vivo nordico. Sicuramente in alto molti riconosceranno Giants e Arneson, che però, come possiamo vedere, arrivano semplicemente dalla fine degli anni, dall'inizio degli anni 70. Sono le influenze più ludiche, quelle più legate alle questioni di role play, inteso come gioco, inteso come attività ludica. Ma prima da quelle abbiamo la questione della RAN Corporation, dei simulatori, di diplomazia e di strategia, e quindi anche giochi di comitato che sono pregressi al gioco di ruolo
tradizionale, un po' miniature con dadi. Prima ancora abbiamo il sensitivity training, il military role training e altre diciamo attività di role play che derivano più dalla formazione, quindi la formazione dell'individuo, del lavoratore o del soldato nel caso di quello militare. E prima ancora abbiamo influenze che derivano da Jacob Levi Moreno. Io questa la sto riassumendo moltissimo perché solo questa slide ha una talk di un'ora di Eric Fatlan, che se siete interessati al tema del tracciare la storia di un'attività che è il Nordic LARP, l'affronta in maniera sublime, al punto con la pelle d'oca, e ho pianto quando l'ho vista la prima volta, lo dico. È davvero a quei livelli. Quindi il Nordic LARP, riassumendo questa slide, è una commissione di teatro improvvisato, roleplay terapeutico, il roleplay training, diciamo, di quello formativo, roleplay educativo e chiaramente la parte ludica, quindi la parte dell'intrattenimento, la parte di farlo per ottenere un'esperienza, diciamo, anche in un contesto sicuro come quello del gioco. Ci sono domande fin qui o tutto chiaro? Ok. Allora, tre pilastri del Nordic LARP che possiamo trovare in praticamente qualunque gioco o scenario nordico sono questi tre: sono il coinvolgimento, la collaborazione e la visione artistica. Adesso ve li spiego molto brevemente. Con coinvolgimento si intende un coinvolgimento sia fisico sia emotivo del giocatore, cioè tutti i giochi di ruolo nordici sono incentrati sul coinvolgere in qualche modo il giocatore. Il termine immersione è sicuramente utilizzato e abusato. Non sto qui a parlare dell'immersione perché è una parola che ammetto apprezzo molto poco. Se volete ne parliamo poi nella discussione postuma. Comunque, per coinvolgimento qui si intende proprio coinvolgere il giocatore, sia in termini fisici, di fisicità del giocatore dal vivo, sia in termini anche emotivi ed esperienziali. Con collaborazione si intende sia in termini di team di design, quindi il confrontarsi con gli altri designer, il riuscire a, grazie anche ai fallimenti e successi altrui, a creare giochi migliori, ma anche in termini di giocatore, quindi sono giochi che, anche se possono sembrare competitivi negli intenti, sono collaborativi nell'esecuzione, nel senso che una delle scuole di pensiero nordiche è il cosiddetto play to lose o play to lift, letteralmente è giocare per perdere o giocare per innalzare, che è proprio un approccio al gioco che una volta mantenuto questo approccio, si gioca per fare in modo che gli altri abbiano delle belle scene. Quindi non sto più giocando per il mio personale intrattenimento, ma sto giocando in modo che i miei compagni di gioco abbiano l'esperienza migliore, e quando ognuno gioca in questo modo si crea un clima in cui tutti si supportano a vicenda. E il play to lose è l'approccio che identifica nel momento in cui sto perdendo tematicamente, quindi magari il mio personaggio sta morendo, ho una situazione tragica, in realtà sto avendo un'esperienza migliore. Questo ha portato, come vedremo dopo, alcuni giochi dalle tematiche particolarmente delicate o tristi, ma soprattutto portato all'idea che un gioco di ruolo su una tematica delicata o negativa non è necessariamente un'esperienza negativa. E su questo c'è un paper di Marcus Montola che si chiama The Positive Negative Experience of Extreme Roleplay, che appunto affronta il tema del come un'esperienza sulla carta negativa può anche essere un'esperienza positiva se affrontata in gioco. La visione artistica invece, l'ultimo pilastro, è l'idea che ogni LARP sia di fatto il frutto di una visione artistica di designer o di un team del design o di un manifesto o di una comunità. Quindi ci sono degli intenti di design. E questa chiaramente è un pilastro che è comune a molti altri media, come quello del cinema, della letteratura, della musica. Questo pilastro deriva dal fatto che prima di questo approccio i designer del gioco di ruolo lasciavano l'intenzione artistica nelle mani totalmente dei giocatori e conseguentemente anche le responsabilità. Qui invece iniziamo ad avere dei designer che si prendono le responsabilità di quello che fanno, che si prendono anche, se vogliamo, le conseguenze di quello che fanno e che dicono questo LARP è una mia, nostra visione e vogliamo trattare questo tema e lo facciamo in questa maniera. Solitamente questo è ottenuto anche facendo i documenti di design,
che vengono poi pubblicati liberamente, o di scenari che sono liberamente consultabili, in modo da poter anche, diciamo, rintracciare per via scritta quali sono le intenzioni del designer. Cioè, le intenzioni di ognuno di questi giochi sono pubbliche, non andiamo a giocare con quello senza sapere perché è stato fatto. Partiamo un attimo dalle origini di come si è arrivati alla comunità nordica. Si è arrivati grazie a una rete di manifesti, cioè molteplici città e comunità di gioco di ruolo nordiche hanno deciso di fare dei manifesti. Un manifesto è sì nella linea di manifesto artistico, cioè uno statuto in cui si elencano dei dettami, delle regole che tutti gli partecipanti della comunità, o gli designer, o i giocatori si promettono di diciamo, sostenere, e quindi i giochi creati all'interno del manifesto hanno dei punti in comune che possiamo notare, ecco. Uno dei manifesti più famosi è sicuramente quello Jeep Form. Era un manifesto nato da un festival chiamato Fastaval, che è un festival danese, il cui formato è scritto. È uno dei primi manifesti che richiede addirittura di scrivere il gioco in maniera che siano altri a poterlo organizzare. Quindi da qui abbiamo un passaggio all'autore è quello che organizza il gioco, all'autore è quello che scrive il gioco e permette anche ad altri di giocarlo. Questo chiaramente richiede una cura delle regole tale che il gioco deve sopravvivere al designer. Cioè il designer, come nei giochi da tavolo, non viene nella scatola con voi. Quando comprate il gioco da tavolo, poi comprate le istruzioni del designer. Il G-Core, sì? C'è ancora il Fastaval? Il Fastaval c'è ancora, certo, è ancora attivo. Quello che non è ancora attivo in realtà è il G-Form, e poi spiego un attimo perché non è ancora attivo come tipo di movimento. Il Fastaval c'è ancora e anzi, alla fine parlerò pure del Fastaval. Alla fine di questa talk farò un riassunto degli eventi principali, se vi può interessare in questa direzione, da dover andare se vi interessa, ecco. Quindi abbiamo il Jeep Form, abbiamo eventi derivati da altri manifesti. Il Dogme Du e il Dogma 99 sono manifesti che derivano dal manifesto, forse lo conoscete, il Dogma 95, quello cinematografico, Lars von Trier. Era un manifesto cinematografico, quello che richiedeva un minimalismo, se vogliamo, produttivo, e un'assoluta non extra diegeticità. Assolutamente cose diegetiche, ok? Similmente il Dogma 99 richiede estremamente cose solo diegetiche, quindi non si possono avere prop, non si possono avere elementi tecniche, non si possono avere eccetera eccetera eccetera. Quindi abbiamo dei parallelismi anche di questo tipo. La scuola di Turku è un altro manifesto noto, e adesso non entro dentro di tutti, chiaramente, perché non è lo scopo di questa talk, ma è in vari manifesti. Vorrei solo far notare che, per esempio, la Southern Way o il New Italian Art è un manifesto italiano, quello della Chaos League, piuttosto recente, ha 2 anni, che è direttamente influenzato dai manifesti nordici. E parlerò anche di quello poi. Tutto questo, però, cioè io non sarei qui, io non sarei qui oggi se non fosse per questo evento. Questo evento è stato il catalizzatore, e l'evento che di fatto ha raggruppato e radunato tutte le varie comunità, dandogli un punto di ritrovo, tant'è che il nome Knutpunkt è norvegese e vuol dire punto di ritrovo, quindi proprio letterale. Ed è un punto di ritrovo appunto scandinavo sul tema dei giochi di ruolo dal vivo. È una conferenza convention di 4 giorni senza pause, quindi dalla mattina alla sera, che ha avuto la prima edizione nel 97, quindi hanno avuto questi praticamente 21 anni di tempo per solidificare la loro comunità nordica. È un evento che ruota nelle principali 4 nazioni scandinave, quindi fa Norvegia, dove si chiama Knutpunkt, Svezia, dove si chiama Knutpunkt, Danimarca, dove si chiama Knutpunkt, e Finlandia si chiama Solmukoppa, perché finlandese è un po'. Però in tutti i casi vuole dire punto di ritrovo nel nome, nella lingua della nazione che lo ospita. Hanno un approccio intersezionale, nel senso che sono consapevoli che il game design non vive in un vacuum, non è in un vuoto, è influenzato da altri media. Quindi al suo interno abbiamo persone magari che vengono dal teatro, dalle arti partecipative, dal cinema, dal mondo del videogioco, abbiamo degli esperti educatori, dei professori, quindi sono delle personalità che vengono da vari ambiti,
tutti accomunati dal fatto che il loro campo di interesse può essere utilizzato per far andare avanti il campo del gioco di ruolo dal vivo, in questo specifico caso. Quindi è una conferenza specificamente per il gioco di ruolo dal vivo. Hanno un programma estremamente ricco, perché invece sono 4 giorni di conferenze, ma non sono solo conferenze dirette, cioè abbiamo le talk, che sono come questa qua, diciamo parlo per un tot e poi discutiamo, hanno i panel in cui ci sono magari 4-5 persone dentro un tavolo e ognuno contribuisce a un tema comune, come magari ho visto nelle file del fumetto, succede a volte con diversi autori. Abbiamo un workshop in cui si fa qualcosa di pratico, quindi magari si sperimentano meccaniche, si sperimentano degli approcci pratici di teorie non ancora magari testate. Abbiamo eventi collettivi, quindi sono magari dei veri e propri party tematici che attivi. E soprattutto hanno un campione di giochi che in realtà è la minoranza, quindi non si va al Knutum per giocare, ma c'è un campione di giochi che solitamente è lo stato dell'arte, cioè ogni anno hanno dai 5 agli 8 giochi che sono, questi sono i giochi più interessanti, più rappresentativi della scena nordica dell'anno prima di fatto, quindi è un aggiornamento anche perché è inizio anno. E oltre a avere queste workshop panel eccetera, che ripeto sono in parallelo, quindi abbiamo magari 8 tracce e ognuno si fa chiaramente il proprio percorso con magari 7-8 cose in parallelo, bisogna sacrificare per forza qualcosa, ma hanno anche a disposizione punti di contatto in cui poi ti rincontri e dici ah tu sei andato a quella talk, ah io ho fatto questa, e quindi parli con gli altri anche per recuperare quello che hai perso, e questa fa anche parte dell'approccio comune, quindi non puoi fare tutto, devi per forza parlare con gli altri per recuperare. Oltre a questo pubblicano regolarmente ogni anno dei libri collaborativi in cui le varie persone, e tra l'altro in questo periodo c'è anche la call for paper per l'anno prossimo dello Knutpunkt, in cui pubblicano articoli contenenti il studio dell'arte, pubblicano dagli 1 ai 3 libri annuali, e questi libri sono inclusi nel biglietto solitamente in formato cartaceo o liberamente scaricabili da tutti in PDF, quindi ne parlerò dopo anche dove trovarli, perché c'è dal 97 del materiale gigantesco da leggere se vi interessa su questa cosa. Altre cose che secondo me sono estremamente importanti, che hanno poi contribuito anche al tipo di comunità che si è creato, è l'etichetta, diciamo in termini di comportamento, che bisogna tenere in questi eventi. E vado un attimo a affrontare questi 4 sottopunti. Il primo è l'inglese come lingua ufficiale, cioè loro sin dall'inizio sapevano che già non si capiscono tra di loro, quindi se parliamo in danese o svedese, qui è la fine, e quindi hanno deciso di adottare l'inglese come lingua ufficiale, anche perché nella nazione scandinava praticamente tutti parlano in realtà l'inglese, specialmente negli ambiti tecnici appunto. Facendo questo però hanno permesso anche di aprire i loro contenuti a nazioni fuori dalla Scandinavia, quindi sin dalle prime edizioni hanno avuto un grosso pubblico da Germania, Inghilterra e poi anche Italia, Spagna, Francia e altre nazioni, quindi permettendo appunto di far passare fuori dalla Scandinavia i contenuti che facevano. L'altra cosa è la sedia vuota, nel senso che in qualunque gruppo di discussione è un evento di, chiariamoci, 400-600 persone, magari ci si ferma a gruppetti a parlare di qualcosa, e sia che sia un gruppetto a un tavolo, sia che sia un gruppetto in piedi, bisogna sempre lasciare uno spazio vuoto, ed è talmente naturale che proprio vedi le persone in piedi che fanno un cerchio dove c'è uno spazio vuoto, perché deve esistere questo spazio vuoto nel caso qualcuno che stia passando è interessato e vuole unirsi, e quando lo si fa il gruppo lo aggiorna su quanto è stato detto, scusatemi, in modo che ci sia un clima di inclusività dalle origini. Non solo, ma la sedia vuota è accompagnata dall'introdurre e essere introdotti, quindi se tu magari sei con un punto e conosci qualcuno e sai che questo qualcuno non conosce qualcun altro, l'introduci. E questa è una pratica comunissima, quindi alla fine dell'open punto torni con un network gigantesco, volente o nolente. Oltre alla sedia vuota e all'introdurre abbiamo anche la questione del fare domande, ascoltare e non ripetere gli argomenti. Questo no. Un'etichetta, se vogliamo, più radicata magari nella questione scandinava, ma l'idea è che tutti sanno quello che stanno dicendo in quel contesto, nessuno è stupido, e quindi l'idea è che se uno sta parlando lo devi ascoltare, pare una banalità però è nel codice di condotta, e se non hai capito, se non sei d'accordo, magari fare domande,
e soprattutto quando è un argomento non ripeterlo, cioè le persone ascoltano, quindi ripetere l'argomento non rende più forte, non ti dà più ragione ripetere l'argomento. Questo spinge chiaramente a prepararsi su molteplici fronti quando avete magari qualcosa da dover comunicare. Altre due cose molto importanti che vorrei tantissimo esistessero anche in eventi grossi in Italia sono l'applauso sordo e il richiamare i partecipanti senza parlare. Allora, si è scoperto ben presto che applaudire in gruppo fa casino, specialmente se hai 600 persone in una stanza. E d'altro canto, magari a quello che sta parlando è utile avere dei feedback. Quindi hanno questa cosa che chiamano applauso sordo, e semplicemente quando qualcuno fa così, sta applaudendo, semplicemente non batte le mani. Quindi vedi magari la folla che fa così, e so che le prime volte magari è destabilizzante, dico, cosa stanno facendo così, perché fanno così, non capisco. E poi ti spiegano, ah, è applauso sordo, e quindi è tutto molto più chiaro. Così quello che sta parlando può continuare a parlare, e ha come corrente dei feedback che non lo interrompono. L'altra cosa è richiamare i partecipanti senza parlare, ed è un metodo che hanno scoperto, anche qui, fantastico, per richiamare l'attenzione immediata di tutti i partecipanti senza svolarsi, senza megafono. E funziona così: nel momento in cui tu vedi un braccio alzato, stai zitto e alzi il braccio anche tu. Questa cosa si sparge ad onda, e ho visto veramente silenziare un'aula di 600 persone in 3 secondi in questa maniera. Anche se stai parlando in gruppo, stai parlando io e te magari, vedi un braccio alzato, lo alzo anche io, sto zitto. Tu vedi me e lo alzi anche tu. Ok? Non so se riesco a esprimerlo, è davvero una roba fuori di testa. Che però funziona in maniera eccellente, al punto che quando poi vedo, vado altrimenti anche in Italia, vedo la gente che si sgola, la gente continua a parlare, ma perché non alzate il braccio? Perché non alzate il braccio? Perché non è abbastanza, non è nell'etichetta, vabbè. Mi soffermo un attimo sullo Knut Books, che sono il nome che danno ai libri dello Knut Books. Ne abbiamo dal 97, ripeto, a quel link che vedete sulle slide, sono gratuiti tutti, quindi potete scaricarli, e davvero affrontano ogni tipo di argomento, dalle questioni magari più teoriche, magari più proprio su teoria alta, quindi cosa dovrebbe avere un buon design, oppure cosa succede nel giocatore quando, come dicevamo prima, smette di giocare, quindi ha una depressione post gioco, eccetera eccetera. La cosa più pratica, quindi come faccio a fare un buon workshop, come faccio a fare un buon debriefing, quali meccaniche sono adatte per fare un gioco sull'intimità, eccetera eccetera eccetera. Ne ho preso 3 esempi a caso, a parte l'ultimo che volevo proprio metterlo perché è uno, secondo me, di quelli più interessanti, l'Alt Politics, che hanno fatto uscire quest'anno per il Solmukotta, scusa, 2 anni fa per il Solmukotta, ed è un libro che diciamo parla appunto di l'ARP, però attirato alla politica, ai sistemi sociali, alle questioni di genere, magari questioni di discriminazione, di minoranze, e in copertina ha un esempio di collaborazione danese e palestinese, in cui un gruppo di design danesi collabora attivamente con design in Palestina per portare l'ARP usando la scopo formativo e sociale tra ragazzi, che secondo me è fantastico. Ripeto, non preoccupatevi per i link, avrete poi tutto nelle slide che metterò nel gruppo. Però il libro che ha davvero solidificato questa pratica all'estero è stato questo, che è il Nordic Lab Book, e l'ha fatto in maniera molto furba, se vogliamo, mettendoci tante foto, quindi vedendo poi un libro anche fotograficamente bello, corposo, visto che sono 300-400 pagine, molto visivo, molto visuale, in cui riassumono diciamo i principali LARP della scuola nordica fino a quel punto. Anche questo libro è gratuito, non è tra gli Knut Book perché è stato fatto a parte, ma lo trovate in quel link lì. È un libro che ha permesso di vedere che il Nordic LARP non è solo uno specifico tipo di giochi, ma porta molti casi, dal freeform al chamber al black, a giochi più coinvolgenti a 360. Ho usato dei termini tecnici, lo so, li spiego tra un attimo, non vi preoccupate. Questo tipo di comunità e questa tradizione storica, diciamo, di un'etichetta comune dell'inglese, ha fatto in modo da portare a un linguaggio comune, che parla una banalità, ma tutti i medium che hanno un linguaggio comune, come magari il cinema e la letteratura, dal momento in cui lo raggiungono, fanno dei passi avanti giganteschi. La stessa cosa è avvenuta anche nel Nordic LARP. Quindi hanno introdotto dei concetti, adesso mi soffermerei un attimo su questa slide per introdurveli brevemente.
perché sono secondo me dei concetti importanti che possono essere utili anche al di fuori del, del Nordic Lab. Quello che per me è stato un po' il concetto di rottura, quello che fa capire che qui c'è del potenziale, secondo me è la questione del bleed. Quindi io posso leggere addirittura la tua scheda del personaggio prima del gioco, oppure un gioco d'alta segretezza in cui per certi motivi nemmeno io so cosa sto andando a giocare. Per esempio in Out of Dodge metà personaggio è segreto, tu non lo sai prima del gioco come l'altra tua metà. L'ambiente è un ambiente a 360 gradi, che vuol dire tutto quello che c'è attorno deve essere diegetico, deve essere coerente con l'ambientazione. Quindi se gioco un gioco medievale deve esserci un castello, deve esserci una foresta, deve esserci tutti vestiti in costume. Oppure un gioco astratto in cui non ho nessun rappresentante, quindi magari stiamo giocando un gioco a tema medievale, ma lo sto giocando in una stanza bianca, senza costumi, senza niente. Questi sono tanti, molteplici, non sto qui a spiegarli tutti, però c'è linkato un fantastico articolo sul sito del Analog Game Design di Evan Turner su questo toolkit, e vi consiglio vivamente di andarlo a leggere, specialmente se siete designer o volete fare un gioco. Ah, è scontato, non l'ho detto, però tutta questa roba è in inglese. Altre cose, sì? Questo desk è codificato in questo modo, e quindi i giochi che vengono pubblicati hanno questo desk applicato, quindi tu puoi conoscere immediatamente le caratteristiche oppure? Sì e no, nel senso che questo desk può essere utilizzato sia per analizzare un gioco postumo, sia in fase di design. Quando lo si usa in fase di design è molto difficile che tu, giocatore, lo veda, anche perché in realtà non ti serve saperlo. Però c'è una specifica scuola di design, che è quella della Dark Writer Summer School, che è una scuola estiva fatta in Lituania, dove hanno appunto codificato questo toolkit e hanno prodotto dei libri da questa scuola con dei giochi di fatto, e quei giochi hanno effettivamente il loro mixing desk, quindi tu hai il gioco X e ti dicono questo gioco ha questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, così tu sai prima di giocarlo, ok, quindi è un gioco a segretezza, non mi devo leggere il materiale prima di giocarlo, è un gioco trasparente, posso leggermi tutto tranquillamente. Il mixing desk però è molto malleabile, okay? Quindi vi dice tranquillamente di togliere degli slider se non ne volete, se non vi interessano, o aggiungere i vostri. L'ultimo di fatto ti dice il tuo slider qua, metti tu i nomi delle cose, ok? C'era una versione di questo per gioco didattico formativo, che chiaramente ha degli slider in più legati e codificati per l'educazione e la formazione. Poi parliamo di cose pragmatiche che potete vedere adesso, dopo un po' di introduzione alla teoria. Spero che siate ancora carichi e non troppo annichiliti dalla prima parte. Adesso andiamo alla parte più veloce, più dinamica. Giochi a 360 high resolution sono una parte del Nordic Lab, sono una parte più focalizzata sull'ambiente, devono essere più fisicamente coinvolgenti. Ogni cosa nell'ambito di gioco deve essere coerente e diegetico. Giochiamo in un castello, deve esserci il castello. Giochiamo in una nave, deve esserci la nave. Non ci sono dei prop. Per prop si intende un oggetto teatrale che rappresenta qualcos'altro. Quindi, che so, questa può essere una spada come prop, ok? Non ci sono prop. Se c'è una spada, deve esserci la spada. Se c'è una pistola, c'è la pistola finta, chiaramente, si spera. Se c'è una palla, deve esserci una palla. Se c'è un libro, deve esserci il libro, eccetera. Non ci sono oggetti metaforici o astrazioni. Non ci sono praticamente mai metatecniche invasive, cioè tutto quello che fate è in personaggio. Parlate in personaggio, vi muovete in personaggio, ve lo dite, è il vostro personaggio che lo dite, e sono giochi solitamente lunghi e intensi, anche male di 48-72 ore, in cui anche quando dormite siete in personaggio. Ok, quindi è possibile che state dormendo e scatta l'allarme, è in personaggio, vi svegliate e il vostro personaggio si sveglia, ok? Sono chiaramente faticosi come tutti i giochi, come potete immaginare, e sono solitamente, visto anche il budget richiesto, per molti partecipanti, quindi 100-200 partecipanti, e anche il prezzo del biglietto è, diciamo, equilibrato questa cosa, tant'è che
possiamo andare da giochi da 150 euro, che sono quelli considerati a basso budget per questo tipo di giochi, a giochi da 500-700 euro al weekend. Comunque state tipo, sono tre giorni di vitto, alloggio e tutto, tutto compreso per questo prezzo, sì? Questi sono giochi commerciali, cioè non sì, questi vengono definiti. Cioè, nel senso, non credo che fai un gioco palestinese. No, questi non sono giochi palestinesi, per ora. Ne hanno fatti in Arabia Saudita così, un team danese, e sono giochi chiaramente commerciali, al punto che la parte più estrema e più commerciale vengono proprio definiti i blockbuster lap, cioè sono i giochi di ruolo blockbuster, quelli proprio che fai magari anche su tematiche famose. Quindi abbiamo il gioco di ruolo di Harry Potter, il College of Wizardry, che fanno in un castello proprio vero in Polonia per 200 persone, tutti vestiti da Harry Potter, con le scuole di magia, eccetera. Abbiamo Fairweather Manor, a tema Downton Abbey, quindi libri di Jane Austen. Super, chiaramente tutto in costume, quindi anche un budget notevoli. E ho un paio di esempi di questi visivi, quindi potete vederli e mi limiterò a descriverli. Specifico che quelli che presenterò adesso di iRes io non li ho giocati perché sono più storici e soprattutto costavano. E molti di questi erano anche, se devo essere onesto, prima che io sapessi che esistessero questi giochi, quindi l'ignoranza purtroppo non ti permette di viaggiare nel tempo. Ground Zero probabilmente è uno dei primi di questo approccio, ho reso tre volte nel 98, 99, 2001, ed è un gioco che ha la premessa di: siamo negli anni 60, piena guerra fredda, allarme nucleare, tutti i cittadini di questa cittadina americana devono andare in un bunker immediatamente, suona l'allarme e tutto. Non è stato organizzato in America, però erano vestiti come, diciamo, cittadini americani, quindi c'era un codice di costume, c'era un bunker addobbato come un bunker americano, ed era un gioco di, mi pare, due giorni o tre giorni, in cui tu stavi in questo scantinato fisso con slattine di cibo o roba così, per vivere l'esperienza di un bunker durante la guerra fredda. Poi abbiamo Panopticon, anche uno dei miei preferiti, che vorrei tantissimo riorganizzare. L'ho organizzato solo due volte, nel 2003-2013, e parla di questa agenzia di stampa distopicissima, un LARP di 72 ore giocato in ufficio, dove la gente dorme in ufficio, e la premessa è molto semplice: siamo nel futuro prossimo, c'è questa agenzia di stampa che è in crisi e ci saranno licenziamenti a breve termine e nessuno vuole perdere il lavoro. Il punto è che l'agenzia è in crisi e deve accettare dei lavori che sono non etici. Quindi magari il dittatore che vuole una campagna pubblicitaria un po' frizzante, magari un movimento neonazista che vuole qualche volantino, e quindi cosa fate? Li fate o non li fate questi lavori? Se non li fate potete rischiare diciamo la vostra posizione lavorativa. Quindi è un gioco sulla questione di etica, sulle questioni di cosa si è disposto a fare, su questioni di quanto posso resistere in un ambiente così. E per il gioco era anche stata creata una neolingua orwelliana per simulare quelle conversioni tecniche proprio da ads, agency, queste cose qua, insomma, con termini proprio tipo termini neolingua per indicare uno che non vuole lavorare, invece uno che è disposto a fare tutto. Quindi abbiamo anche una codificazione, se vogliamo, postmoderna di questo tipo di ambiente. Dopo Nautical abbiamo Monitor Celestra, l'ARP a tema Battlestar Galactica, organizzato dentro una destroyer, una nave destroyer, proprio una nave d'acqua, chiaramente, come potete vedere in costume, ne è un ovunque, quindi proprio una ricreazione di un ambiente spaziale, devo dire, fichissima. Organizzato purtroppo solo nel 2013, quindi la gente si mangia le mani tutt'oggi perché non ci ha partecipato. E questo è un altro caso di gioco, come potete vedere, ad alto budget, cioè questo qui lo fai con 20 euro. Anche perché era un gioco di 40 ore, quindi hanno noleggiato una destroyer per 40 ore, vedete voi. Chiaramente giocando da solo all'interno, perché l'idea di inserire una stornata. Dopodiché abbiamo un concetto più moderno, Inside Hamlet, 2017-2018, credo sia uno dei più moderni, diciamo, di questo suo di pensiero. L'idea è quella di fare l'Amleto, però in una menzione molto più moderna, quindi diciamo più sulla guerra mondiale come tipo di epoca, con magari dei insomma, l'idea era un Amleto qualche secolo più avanti, però
mantenendo tutte le questioni tematiche che ci sono in Amleto, quindi hai proprio gli stessi filoni, quindi il dittatore Carlo è in crisi, quindi tutti i suoi generali eccetera più affidati si sono chiusi in questo bunker, in questo castello, e alla fine moriranno tutti. Però tutto questo in costume ad alta risoluzione, quindi è stato giocato lì dentro questo gioco, come vedete anche dalla foto, tutti in costumi piuttosto elaborati. Questa è una tipologia di LARP, no? Quelli a 360, quelli a high resolution, diciamo. Dall'altra parte abbiamo del resto i chamber freeform, che sono, per chi è venuto al playroom, alcuni di quelli che ho portato. Sono quelli svolti all'interno di una singola stanza, da qui il nome proprio chamber deriva, o un singolo ambiente. Hanno un focus anziché sull'ambiente attorno, sulle meccaniche di gioco, sulle metatecniche e sull'uso di prop per simulare altre cose. Non hanno bisogno di costumi particolari e solitamente sono delle one shot da qualche ora, vuol dire che le giochi una volta, in un paio d'ore e il gioco è finito. Questo richiede chiaramente di avere magari pochi partecipanti, quindi sono giochi magari da due giocatori, da tre giocatori, 4, 5, 6, fino a 10, magari 20 in alcuni casi. Non sono giochi numerosi, però sono giochi a bassissimo budget da realizzare. E solitamente il budget è giustamente l'acquisto dei prop, quindi magari quel foglio di carta, cosa stampato, ma poco più, ecco. Ho anche per questo alcuni esempi. Vorrei focalizzarmi di più su, sì? Gli esempi sono su quelli più conosciuti o su quelli, allora, più, su quali criteri diciamo ad esempio? La questione del chamber freeform è che, dato che non richiedono un budget come i 360, sono molti di più dei blockbuster LARP. Quindi tra ogni blockbuster LARP che esce ci sono almeno 30-40 chamber freeform. Non è pensabile fare degli esempi di quelli tipici o topici, tant'è che in realtà per il chamber freeform non ho messo foto volutamente, anche perché le foto sono innanzitutto estremamente noiose dall'esterno, perché mentre i blockbuster LARP sono fantastici da fotografare, perché sono tutti sull'ambiente, sulla visualità, i chamber freeform sono tutti sulle meccaniche, e la meccanica non la puoi fotografare. Se la fotografi senza contesto non ti dice niente. Chi ha giocato l'imbarazzo al playroom sa che c'erano dei cavalieri rossi per rappresentare, due persone, sì, voi due avete giocato, c'erano dei cavalieri rossi per rappresentare l'imbarazzo che il giocatore si metteva nel colletto e si accumulava nella giocata. Era chiaramente una metatecnica, cioè il personaggio non aveva davvero dei fazzoletti rossi addosso, il giocatore sì, invece, per rappresentare altri giocatori sono imbarazzato. È chiaro che se faccio una foto alla gente con il fazzoletto rosso, dici ok, cosa stanno facendo questi? Quindi l'ortografico, questo tipo di giochi non ha senso, quindi non ho foto di questo tipo di giochi di fatto. Posso spiegarvene alcuni, ma preferirei passare un attimo oltre ai tape LARP e ai black box LARP, che hanno gli stessi contenuti di tecniche, di prop, ma hanno uno stile visivo che in più, quindi sono di fatto questo, i tape LARP sono quello, però con l'utilizzo del nastro adesivo per terra per tracciare gli ambienti, per esempio. Già visualmente sono più interessanti, chi ha visto il film Dogville di Lars von Trier, per esempio, ha già ben chiaro l'estetica, quindi abbiamo magari degli ambienti per terra con una serie di nastro adesivo, e i giocatori giocano al loro interno. E giusto per essere chiari, non è perché sono dei poveracci, non possono prendersi un ambiente come le stanze, ma in questo caso il nastro adesivo e gli ambienti invisibili, diciamo, sono parte del design, quindi a me il giocatore deve essere utile vedere che nell'altra stanza stanno litigando, anche se il mio personaggio non lo sa. E questo è proprio per l'idea che il gioco collaborativo, il play to lift, deve essere onnipresente. Quindi se so che qui stanno litigando in quella stanza, da giocatore ma non del personaggio, e so che posso andare lì a rendere ancora più tragica la loro situazione, io ci andrò. Ok? Quindi devo poterlo vedere, mentre in un blockbuster là magari c'è un muro di cemento in mezzo e non lo so, quindi nessuno andrà a rendere più tragica la loro scena. Un passo avanti rispetto ai tape LARP sono i black box LARP, e qui mi fermo un attimo perché in realtà è la parte in cui sono più ferrato e quindi è la parte di cui posso parlarvi meglio.
Vi posso fare alcuni esempi. Nello specifico qua sono 6 foto di 6 eventi diversi e vi parlerò brevemente adesso di ognuno di questi, partendo da in alto di fatto a denato a sinistra, andando per la prima riga e poi la seconda riga. Il primo è Borderline di Signe Herdal ed è un gioco estremamente astratto che tratta il tema di come si comporta un essere umano e delle sue contraddizioni interiori. I giocatori interpretano dei personaggi con però il twist che due giocatori interpretano uno stesso personaggio, interpretano gli opposti di quel personaggio. Quindi magari se giochiamo io e te, io sono magari la parte più dura, la parte più, mettiamo, razionale, rigida, tu sei la parte magari più creativa, magari quella più libera dagli schemi, ok? Entrambi giochiamo lo stesso personaggio, che ha questi opposti, con cui deve venire a termine, ecco. Per rappresentare questo, i giocatori condividono una candela, una candela quasi da chiesa, bella, grossa, rigida, e la devono tenere insieme questa candela, e se la devono tirare vicino a sé. Quindi quando la candela è vicino a me, è la mia parte caratteriale che sta avendo la meglio. Quando è vicino a te, è la tua parte caratteriale che sta avendo la meglio. Il punto qual è? Che in situazioni di crisi la candela ce la contendiamo in maniera frenetica, quindi la candela si può spegnere. E se si spegne, il personaggio sta avendo una crisi in cui non sa decidersi in quel momento come agire. Il gioco poi ha una parte, diciamo, tape per terra di questo labirinto in cui i giocatori devono entrare, che rappresenta un po' il loro percorso di vita fino a un punto focale della loro esistenza, quindi il momento in cui incontrano un'altra persona, perché tutti i giocatori, come vedete, partono da punti diversi, quindi quel momento dell'incontro con un'altra persona. Quindi hai tu una parte iniziale in cui cerchi di costruirti insieme all'altro co-giocatore chi siamo, cosa facciamo della nostra vita, parlandone anche. Cerchiamo di capire che idea ha il personaggio di cose come magari rapportarsi con gli altri, cosa faccio, qual è il nostro giornata tipo, cose del genere. Tutto in maniera estremamente metaforica, come potete vedere, cioè l'ambiente è funzionale solo alle meccaniche in questo caso. Scusa, sì? Perché Black Box? Sì, giusto. Si chiamano Black Box perché le stanze in cui vengono fatti sono delle stanze Black Box. Chi magari frequenta l'ambiente teatrale sa che le black box sono delle stanze di pratica teatrale, solitamente usate magari per il teatro in pro, per, diciamo, pratiche teatrali, e sono stanze nere, con le pareti nere, con solitamente, dato che sono scopi teatrali, un impianto già di luci presente, un impianto sonoro già presente. Questi giochi usano luci teatrali colorate anche e suoni per creare il gioco, quindi la luce, i suoni sono parte del gioco, non sono a caso. Questo permette di vedere delle foto, secondo me, estremamente interessanti, di giochi estremamente astratti, e sono un po' la parte più visiva del Chamber. Mentre per un blockbuster l'arte è facile comunicare visivamente perché è tutto in costume, i Black Box, secondo me, raggiungono un'estetica molto interessante senza però ricorrere al 360, ecco. Questo vuol dire che c'è un regista anche? Il regista è il designer. Non si chiama praticamente mai Game Master, anzi hanno quasi una repellenza per il termine Game Master, perché non sono quelli che decidono cosa fanno i personaggi o il contesto in cui lo fanno, danno semplicemente un framework in cui poi i personaggi interagiscono in maniera molto, molto libera, usando le meccaniche che veramente il designer progetta. Si chiamano facilitatori, di solito organizzatori, e sono quelli che poi durante questi giochi stanno, sì, arrivo, stanno di fatto dietro alla console, quindi durante il gioco l'organizzatore non parla con i giocatori, non interagisce, sono in rarissimi casi. Sì? Ma prima hai detto che tutti i giochi sarebbero stati in inglese, ma questi inclusi o no? Sì, certo. Allora, tendenzialmente negli eventi nordici funziona così. Se vedono che i partecipanti sono solo danesi o svedesi o norvegesi, infatti chiedono, siamo tutti danesi, svedesi o norvegesi? Se sì, vanno nella loro lingua. Se c'è almeno una persona in inglese, gioco in inglese, punto. E questo perché? Perché sono stati casi in cui hanno usato l'inglese, anche se non c'era nessuno che parlava in inglese, ma tutti danese, per esempio. E quindi ho detto, ma magari chiediamo prima. Però di fatto la regola generale è, se c'è almeno una persona che parla inglese, il gioco si fa in inglese. Ci sono state delle eccezioni, per esempio sono stati portati dei Black Box in Italia al Play di Modern dell'anno scorso, in cui c'era anche Nina Essendrop, che è un designer di cui parlerò perché i suoi due prossimi giochi sono suoi, e lì sono stati giocati
in italiano e spiegati in italiano con l'aiuto di un traduttore, chiaramente perché Nino non parla italiano, ma tendenzialmente questi giochi giocano in inglese. Poi parlerò del mio Black Box, e quello lo realizzano anche in italiano, ma parlerò di alcuni problemi che questo porta. Qualche domanda su Borderline prima di passare al prossimo? Ok, il prossimo è Strangers di Ninerun Essendrop ed è un gioco di ruolo non verbale, in cui non si può parlare. Lo spiego molto brevemente perché è un gioco di fatto sul... come si può dire? Sul... sull'esilio, in un certo senso, sul portare delle nazioni da una nazione in un'altra nazione contro la loro volontà. Nello specifico caso di Strangers abbiamo due gruppi, un gruppo a cui è assegnato il colore verde e un gruppo a cui è assegnato il colore blu. A questi due gruppi viene fatto fare un workshop pre-gioco in cui gli si viene detto: dovete creare un linguaggio senza parlare. Cioè, com'è che il vostro gruppo fa sì? Com'è che il vostro gruppo fa no? Com'è che il vostro gruppo esprime odio, amore, amicizia, inimicizia, stanchezza, senza però parlare? E le regole di comportamento che gli vengono date sono: il gruppo verde deve muoversi solo in maniera rigida, angolare, scattante, veloce; il gruppo invece blu deve muoversi solo in maniera curva, lenta, pacata, calma. Questo può ricordare Restrictions per chi l'ha giocato al Playroom. Restrictions è un gioco organizzato però postumo di gente che aveva già giocato Strangers, e secondo me non ha la potenza di Strangers per vari motivi. In Stranger funziona così: questi due gruppi vivono la loro vita, hanno delle fasi proprio ritmate di lavoro, quindi delle posizioni di lavoro in cui questi si alternano, vedete i tre cerchi di luce per ogni gruppo, se non che nelle fasi di notte in cui la gente dorme, la facilitatrice Nina in questo caso prende alcune persone del gran gruppo e le porta nell'altro, ed è vietato attraversare i due confini, tant'è che le due gare sono una rossa e una verde. Quello che succede è che una persona si sveglia in un contesto che non è il suo, con usi e costumi che non sono i suoi, e deve abituarsi. Quindi magari il mio gruppo fa così per dire no e l'altro fa così. E io però non lo so, perché i due workshop sono fatti separatamente. Quindi è anche una questione di osservo gli altri per capire come fanno e magari decido di integrarmi oppure no. E poi dopo un po', quando ci saranno altri del mio gruppo, interagirò con loro, di fatto autosegregandoci dentro della nuova nazione, oppure cercherò di rinunciare magari al mio linguaggio per adattarmi alla nuova nazione. Questo è un gioco sull'integrazione, questo è un gioco di fatto sui rifugiati, questo è un gioco sull'adattarsi o meno a culture e sul perché si formano mani delle enclavi di usi e costumi all'interno di società più grandi. Tutti questi giochi, ripeto, sono però seguiti da debriefing in cui se ne parla, perché non puoi dare ai giocatori queste attività senza permettergli di parlarne dopo. Qualche domanda su Strangers prima di andare al prossimo? Ok. Il prossimo, sì? Come fai fisicamente appena, cioè, una persona dorme? Sì, chiaramente non sta dormendo, sono qui da un paio d'ore, quindi c'è la fase di sonno in cui il tuo personaggio si corica, per due minuti però. Ah. E in questi minuti di buio totale, lei viene, ti prende e porta via. E tu ti svegli, no? Il prossimo è White Death, sempre di Ninerun Essendrop, e rappresenta una piccola comunità in questo piccolo villaggio sulle montagne e le loro difficoltà a vivere. Anche questo è un lato non verbale, in cui cose come desideri, fede e cibo sono rappresentati in maniera metaforica. Quindi i palloncini sono i desideri, ci sono palloncini piccoli, ci sono palloncini grandi, i palloncini puoi sottrarli dagli altri, puoi bucarli se vuoi, puoi scambiarli. Similmente anche la fede è rappresentata da fogli di carta. Io posso avere le mie foglie di carta, posso disegnarci sopra quello che voglio, posso piegarlo, posso strapparlo, posso scambiarlo, posso condividerlo con te. Il cibo è rappresentato da... usavano la fecola di patate, quindi della polvere, diciamo, in alcuni contenitori, commestibile, che quella può essere scambiata, divisa, raggruppata. E la premessa qual è? Che questa comunità sta morendo, sta proprio morendo contro le intemperie, e alcuni giocatori con un lenzuolo rappresentano il vento freddo che se ne porta via alcuni. Quindi in alcune fasi di gioco il vento freddo viene e ne rapisce alcuni, fino a che non rimarranno da soli e poi moriranno. L'ho semplificato moltissimo, purtroppo non è possibile rappresentarvi quanto forte emotivamente White Death
in un'immagine e in una descrizione, ma dobbiamo contarci di questo. Il prossimo è The Ranged, un altro black belt per 4 giocatori. Questo è iniziato sulla vita di Robert Schumann, credo sia un compositore tedesco, è giusto il nome, credo di sì, e alcuni suoi amici compositori, in modo che ogni giocatore ha un compositore tedesco di quell'epoca. La premessa qual è? Robert Schumann sta morendo, come chi sa, chi conosce la sua vita sa che è morto, diciamo, per deliri in un manicomio. Questo gioco è un gioco sulle ultime ore di vita di Schumann, in cui lui sta, diciamo, scrivendo la sua ultima composizione, diciamo che sta ripercorrendo anche a livello di flashback i suoi ricordi. Il gioco è tutto un gioco di flashback, ma di flashback però distorti della sua memoria, di ricordi che lui ha dei suoi amici, dei suoi nemici, dei momenti di vita vissuti, divisi in tre blocchi, diciamo. E i giocatori andranno a giocare scene di questa sua vita, infatti, con Black Box, in cui la luce dell'ambiente cambierà in base al ricordo. Quindi un ricordo magari arrabbiato, rabbioso, dalle luci rosse perenni. Un ricordo magari più tragico, più triste, dalla luce blu. E questo usa le colonne sonore di questi effettivi compositori per dare il focus. Quindi magari questa scena è su Robert Schumann, quindi ho le mie composizioni. Quindi magari c'è la scena su altri compositori, che adesso non ricordo il nome purtroppo, e hai le loro composizioni. Non sentite proprio come metatecniche. Quindi quando senti la composizione del tuo personaggio, tu hai il focus della scena. Un gioco secondo me molto bello, gratuito fra l'altro, molto poetico anche, ma soprattutto molto tematico. Gli esempi che vi ho portato non sono a caso, sono esempi che vi rappresentano varie caratteristiche del Black Box LARP, dalle cose più astratte ma molto orali, in cui si spezzano anche i default, in cui in più di un giocatore possiamo giocare lo stesso personaggio, a giochi magari non verbali su tematiche più delicate. Ha un gioco che può essere estremamente tematico, quindi proprio su questioni di vita di gente esistente, quasi diciamo biografie se vogliamo, perché poi tutte queste scene sono scene realmente vissute da Robert quando era vivo, di fatto, tutto documentato, quindi tutte queste scene usano la realtà per parlare, diciamo, di questo personaggio e della sua vita. Il prossimo è un gioco di... Ah sì, scusate, questo qui è The Range di Jeppe e Maria Bergman, è una coppia sposata che fa giochi. Il prossimo è Waiting for Flight G0901, aspettando l'aereo G0901, di Simon James Petit, un designer danese. E la premessa è molto semplice. Siete un gruppo di persone che stanno aspettando gente che sta arrivando con un aereo a Copenaghen, e siete in sala d'attesa, il gioco è tutto nella sala d'attesa di questo aeroporto. Sono proiettate alla parete, c'è proprio l'orario degli arrivi, il volo che sta aspettando però ritarda, scompare dal tabellone, una persona dell'aeroporto vi dice abbiamo perso i conti con l'aereo, e dopo un altro po' vi dice l'aereo è ospitato. Tutto questo però è molto lento, questo è un gioco sull'attesa, sulla snervante attesa, questo gioco dura 4 ore di attesa. L'attesa sempre con un climax che peggiora piano piano, quindi è un'attesa che è snervante, quindi danno proprio le informazioni col contagocce e brami proprio la prossima informazione. E, all'inizio del gioco, cioè nel workshop pre-gioco, c'è una fila di valigie vuote in cui i giocatori con dei post-it assegnano le valigie alla personalità della persona che la trasporta. Quindi, che so, questa valigia magari mi sembra di un donna in carriera, scrivo donna in carriera, c'è attacco. Questa magari di, che so, padre di famiglia, attacco. Tutti fanno questo, le valigie sono piene di post-it, e quindi le valigie sono, diciamo, dei personaggi, è un modo di creazione del personaggio che state aspettando. Ognuno poi si sceglie la valigia a cui si sente più legato, quindi, che so, questa magari ricorda mia moglie, questa mi ricorda magari mio cugino, eccetera, eccetera. Io ho detto, quando giocai, scelsi una valigia che ricordava la mia ragazza dell'epoca, ed era esattamente il tipo di borsa che lei portava, quindi figuratevi. E il punto qual è? Durante il gioco, gli organizzatori queste valigie le tolgono dal gioco, ovviamente, perché non sono nella sala d'attesa, e segretamente, totalmente a caso, mettono in alcune di queste valigie, ma avevo tipo 3 su 20, 4 su 20, quindi la minoranza assoluta, alcuni cuoricini di vetro, e chiudono le valigie. Quando arriva la notizia, l'aereo è precipitato, tutte le luci si spengono, e c'è solo questo occhio di bue bianco al centro della stanza, in cui gli organizzatori portano una alla volta le valigie chiuse.
Quando arriva la valigia della persona che state aspettando voi, andate sotto l'occhio di bue e l'aprite. Se c'è il cuoricino, la persona si è salvata, se no è morta nell'incidente. E voi non avete idea del... scusatemi. Del peso emotivo quando siete poi sotto l'occhio di bue a aprire questa valigia con il terrore di sapere e non sapere quello che c'è dentro, per poi scoprirla vuota. E su 20 giocatori qua abbiamo pianto in 19, giusto per capirci. Però in realtà è un gioco su che dinamiche sociali si sviluppano in questo contesto. Quindi avevi magari, che so, fratello e sorella che aspettavano loro padre, e un altro fratello e sorella che aspettavano loro padre, e uno di due si è salvato e l'altro no. E quindi dinamiche di rabbia, di perché il vostro sì e il nostro no. Una rabbia, se vogliamo, anche umana, ma aiuta tantissimo a capire perché si sviluppano questi contesti quando le persone sono in crisi. È chiaro che in questo gioco poi è seguito da una sessione di debriefing in cui si parla del gioco, si fanno delle... i debriefing sono strutturati, non è che ci stiamo a cercare semplicemente parliamo, ah che bello, che brutto, ma sono proprio delle pratiche proprio per aiutarti a uscire dal ruolo, ecco. Anche questo gioco è gratuito, è veramente scaricabile, in inglese chiaramente. Anche se ripeto, qui a giocarlo non vi serve l'inglese, se avete un gruppo di italiani, potete giocare in italiano. Semplicemente chi lo organizza deve saperlo leggere, ecco. L'ultimo caso è Socialismo e Muerte di Jerko Kapov, altro designer danese. E questo è un gioco su una specifica situazione storica. Siamo a Cuba, il gioco è in tre atti. È Cuba nel 87, 89, 91. Quindi pre-muro di Berlino e poi post-muro di Berlino. È corretto? Ho fatto una gaffa? No, giusto. Dovrebbe essere giusto. Caduta del muro. Sì, caduta, esatto, sì. No, perché ho una buona memoria, ma a volte fa le pizze. E analizza nello specifico una situazione cubana che era quella di questo gruppo di amanti del rock, che quindi amanti di una musica americana che non era permessa a Cuba, ma anche dell'ambiente queer, omosessuale e ribelle cubano, che pur essendo cittadini cubani venivano maltrattati dallo Stato perché erano tutti inferiori, quindi ghettizzati, malmenati, subivano di fatto l'harassment della polizia, dello Stato e lo schifo dei loro concittadini. Ma a Cuba in quegli specifici anni c'era anche un'altra situazione parallela, che era quella di comunità, diciamo, per i malati di AIDS, che erano in realtà sotto il controllo internazionale di NGO e di gente che andava a portare aiuti ai malati di AIDS. Quindi queste erano comunità che avevano una situazione di fatto molto libera, quindi gente che ascoltava concerti rock, che aveva fatto entrare, diciamo, rockstar in queste piccole comunità per permettere ai malati di ascoltare magari queste cose nei loro ultimi giorni di vita. E questo ha fatto in modo che alcuni di quelli dell'ambiente queer, omosessuale, ribelle, rock and roll, cubani, si iniettassero delle siringhe di AIDS per poter essere portati lì dentro. C'è una cosa, scusatemi, estremamente tragica, ok? E cioè, in cui il tema del gioco è non ho alternative, se non voglio schiattare qua fuori, tanto vale che schiatto in un ambiente più libero, più permissivo, più vicino alla mia ideologia, ok? Il gioco segue 10 personaggi in cui tutti moriranno di AIDS tranne uno che deciderà di non entrare in questa comunità. E il gioco è fatto in tre atti in cui ogni atto si perdono tre persone e collettivamente si decide chi di noi 10 prende le tre siringhe, chi di noi 7 prende le tre siringhe, chi di noi 4 prende le tre siringhe. Con questo clima estremamente tragico ed è alternato da fase di polizia in cui la meccanica è chi prende le siringhe sta, diciamo, in piedi, gli altri giocatori hanno il ruolo della polizia, dietro la polizia sono dei fari bianchi puntati agli occhi di fatto di quelli che stanno in piedi, che devono dire io mi chiamo A, e la morte era la mia unica porta d'uscita a questa cosa. Ognuno ripete con il nome del loro personaggio, fari puntati, quindi questi vedono di fatto una schiera di il resto dei partecipanti, quindi 7 giocatori, di cui sono le ombre e sono i poliziotti in quella metà fase. I poliziotti hanno lo scopo di marciare uniti verso loro tre e portarli a terra, come nella scena. Di fatto, posso usarti per una prova fisica o... Sì, sì. Di fatto funziona così.
essendo in maggioranza, ma vieni pure domande così la telecamera fa qua ancora. Infatti, essendo la maggioranza, c'erano almeno due persone per ogni diciamo vittima. Lo scopo era proprio fisicamente di spingerlo a terra senza fargli male, chiaramente, ma quando senti la pressione vai sempre più a terra finché non sei di fatto a terra coricato con le mani sulla schiena, ok? Questa fase finisce quando tutti e tre sono a terra coricati con le mani sulla schiena della polizia e poi si passa al prossimo atto finché non rimane uno che ha il buon modo finale in cui descrive quello che sta provando. Giochi estremamente tragici, chiaramente tutti, ripeto, seguiti da un debriefing obbligatorio, non lasci i giocatori andare per stare ad una cosa del genere. E ricordiamoci che sono meccaniche portate al bleed, cioè quando il tuo personaggio sta subendo queste cose è impossibile che qualcosa non passi a te, ok? Ci sono domande su... scusate, non ve l'ho chiesto per gli ultimi tre, ci sono domande? Comunque questi sono tutti giochi molto teatrali, diciamo, i giocatori non devono... Visivamente sì. No, però nel senso non hanno qualcosa, uno scopo da raggiungere, diciamo. Allora. Un obiettivo da raggiungere. Allora, sì e no, nel senso che non è un copione, ma non è neanche in realtà un canovaccio, perché per molte delle cose sono giocate emergenti, ma il gioco di ruolo è anche quello cartaceo, se vogliamo, non ha un obiettivo chiaro da manuale, cioè nonostante poi alla fine campagne Dungeons & Dragons siano un mare, c'entra, uccidi il mostro, raffa il tesoro e esci, Dungeons & Dragons puoi farci anche altro, cose che non per forza sono hai vinto, hai perso, hai aggiunto punti. Il gioco di ruolo è un'attività che si presta molto bene a giochi il cui scopo non è chiaramente definito sulla pietra. Lo scopo di questi giochi solitamente è esperire di fatto cosa un certo personaggio vive in certe condizioni. Con questo voglio sottolineare molto bene che questi non sono dei sostituti dell'esperienza, cioè giocare questo gioco qua, l'ultimo gioco, Socialismo e Muerte, non ti dà il detto di dire ho vissuto in quel periodo, non ti dà quell'esperienza. Giocare Waiting for Flight non ti dà il diritto di dire io so cosa si prova quando qualcuno muore su un aereo, ok? Questo deve essere molto chiaro. Quello che però fanno questi giochi, danno un gradino di empatia in più per dire cazzo, se io sono stato così di merda, così male, o così bene in altri contesti, così entusiasta, carico, con questa cosa che è all'interno, ripeto, di un magic circle, di un cerchio magico sicuro, chissà quale magnitudo può provare una persona che queste cose le ha vissute. Rende molto molto più proni ad ascoltare l'altro, a calarsi nei suoi panni. Che è una cosa che, mi permetto di dire, manca enormemente al dialogo politico, se vogliamo, e sociale moderno, in cui si pensa molto a noi stessi, ma si ha molta poca empatia e spazio per pensare l'altro come sta vivendo. E ci sta, ognuno ha i propri casini. Quello che voglio dire però è, queste due attività vi danno un gradino, magari vi tendono una mano per dire guarda, c'è gente che vive molto diversa da te, e per certi versi sei anche fortunato, ok? Vi fatto domande? Ok, mi è quasi finito, non vi preoccupate. Ok, qui parlo di un mio esempio, cioè un mio black box, quindi è un black box se vogliamo italiano, perché sono italiano, ma come design in realtà è un black box proprio della scuola danese, tant'è che questo è stato creato per il black box Copenaghen, poi presentato a vari eventi in Svezia, Londra, Estonia, eccetera. Il gioco si chiama Creators Fair, cioè la fiera dei creatori, ma è anche un gioco di parole sul fair come corretto, giusto, e quindi la giustizia del creatore, o quanto è giusto il creatore. È un gioco che è un black box LARP per 10-15 giocatori, quindi anche un numero sostenuto, che dura dalle 4 alle 5 ore a seconda del numero di giocatori, quindi in 10 dura molto meno, in 20 dura un pochino di più. Ed è un gioco molto personale sulla questione di relazioni abusive, giustificazione, vergogna, norme sociali e libero arbitrio. Io ho avuto relazioni abusive in passato e questo gioco era anche un metodo di incanalare il tema e analizzarlo da un occhio più distante, diciamo. La base che ho usato per ispirazione era una base vittoriana, diciamo, quindi una base dove la società è divisa in classi, dove c'è un alto, c'è un basso. Nello specifico anche nell'abitudine di coppia c'era un alto e un basso,
quindi gli uomini come figure rispettate, alto valore sociale, ricompensati dall'ambiente e avevano potere di fatto sulle loro mogli, sulle loro compagne, poi quando tornavano a casa solitamente, in cui all'uomo è quasi permesso di esprimere appieno il loro carattere senza nemmeno troppe conseguenze sociali se non è fatto così. Mentre invece, dall'altra parte, c'è una depersonalizzazione, una giustificazione, anche una silenziazione mediale, tant'è che prima delle suffragette, il movimento suffragista, il voto neanche l'avevano le donne. Il potere sovranante è molto limitato e socialmente aveva un basso valore. Ripeto, questa è chiaramente una fetta, è un'interpretazione per il gioco, è chiaro che come ogni contesto sociale è più complesso nella realtà, anche all'epoca era più complesso, e c'erano sicuramente donne forti, e, anzi, cioè, pieno nella storia di donne che spaccano, per dire. Però per gli scopi del gioco, una spinta a, diciamo, stereotipare questi due ruoli e poi astrarli nel ruolo di creatore e automa, era la base del gioco. Quindi in gioco abbiamo due figure, la metà dei giocatori faranno i creatori, e l'altra metà fanno gli automi. La premessa è molto semplice. Siamo in un 1800 ucronico, c'è una specie di expo in cui gli scienziati, menti brillanti, creatori si trovano, si radunano per presentare le loro invenzioni, e in questi anni, qui abbiamo un legge di fantascienza, hanno creato dei manichini, diciamo, con una volontà, con una coscienza, chiamati automi, e li utilizzano per vari scopi, quindi magari uno ha l'automa che gli cura il giardino, uno l'automa che gli, diciamo, educa i figli, un automa che va a fare i lavori di manutenzione pericolosi nell'azienda, eccetera eccetera eccetera. I creatori hanno creato il loro automa e alla fiera ogni creatore viene con il suo ultimo automa, cioè con la creazione che vuole presentare, diciamo, alla convention. I creatori sono considerati la creme della creme della società, cioè i creatori che sono lì sono le menti brillanti che la società, diciamo, cronica presenta nel gioco, ha. Possono andare a prendere ciò che vogliono, e loro cosa vogliono? Vogliono ottenere dell'onore, vogliono essere quelli a cui è riconosciuto il ruolo di master automa di fatto, cioè voglio che la mia creazione sia la migliore, quindi c'è anche un clima di competizione tra di loro. Qui c'è il primo problema. Perché in italiano ci si riferisce agli automi con ai creatori con il lei, mentre agli automi con il tu, semplicemente informale, perché l'italiano è una lingua che di fatto non ha dei pronomi neutrali, mentre in inglese abbiamo il bellissimo it, che si dà agli oggetti, che è neutrale, quindi è proprio sotto il personale, e in inglese, nel senso di questo gioco in inglese, agli automi si dà it, quindi proprio si dà come un oggetto. Anche a partire da come mi rivolgo a loro. Non so, i creatori hanno il volto libero, mentre gli atomi hanno delle maschere, sono proprietà personali del loro creatore, non sono considerati loro umani, da che la legge sotto cui questa società vive è gli atomi sono inferiori agli umani, punto. Vengono puniti e il loro obiettivo è evitare che la vergogna cali su di loro. A livello sonoro, gioco usa Bach, Albinoni e Vivaldi, anche se devo dire le composizioni più tragiche e drammatiche di loro, per presentare anche un clima, diciamo, anche musicalmente ricco, ma oppressivo da certi versi. Lo spazio di gioco è un black box, quindi delle cicolorate, sono questi quattro spazi che procederò celermente a spiegarvi. C'è uno spazio centrale, di fatto, che è un'area comune in cui i creatori e gli automi sono insieme, possono parlare di loro, e c'è una meccanica, che poi spiegherò, in cui i creatori possono umiliare pubblicamente gli automi con una meccanica che è puntare il dito. Semplicemente, quando un creatore vede che un automa sta infrangendo la legge sociale del gli automi sono migliori del che gli umani sono migliori degli automi, può puntare il dito contro un automa e urlare vergogna. In quel momento il gioco si ferma, le luci si spengono e si accendono gli altri due angoli, l'angolo rosso e l'angolo della vergogna. Nell'angolo della vergogna c'è un tavolo, nella quale ci sono dei medaglioni, con una foto dei miei, quelli che ho usato per il gioco, ma immaginatevi delle corde con dei pesi concreti di metallo al collo, e quando un automa ha il dito puntato, l'automa si dirige verso il tavolino, si mette uno di questi medaglioni addosso fisicamente, hanno un peso tipo di intorno ai 20 grammi, quindi se ne metti tanti li senti,
e hanno un monologo interiore che è una metatecnica per dire ad alta voce quello che stanno pensando su come si sentono, ma in modo che il giocatore esprime questa cosa, ma i personaggi non la sentono. Quindi i personaggi continuano a giocare poi come se niente fosse, ma tutti i giocatori sanno quello che quello Thomas sta provando, ok? È chiara la distinzione tra giocatore e personaggio? Cioè di fatto io Ruger sono un giocatore, sto giocando Mario un creatore, il creatore è il mio personaggio, io Ruger sono il giocatore, il monologo io dico mi sento così, così e così in metagioco, non è il mio personaggio che l'ha detto, il creatore è stato zitto tutto il tempo, sono io il giocatore che l'ho detto, è una metatecnica di fatto. Parallelamente c'è l'angolo blu, che è l'angolo dell'onore. Un creatore che punta il dito, va all'angolo dell'onore, fa un monologo interiore su come si sente lui in quel momento e si aggiunge una medaglia a questa, diciamo, sash diagonale che hanno davanti per rappresentare visivamente io valgo, cioè io sto mantenendo, sto facendo quello che dovrei fare, ok? Quindi da una parte il creatore viene premiato quando fa mantenere lo status quo, mentre l'automa viene punito quando lo infrange. Il gioco è intermezzo da fasi di area comune e fasi di podio. Il podio è un'altra fase importante in cui a coppie, creatore e automa, vanno su questo palco in cui questi sono, diciamo, 3-4 minuti in cui il creatore può presentare la propria creazione agli altri, aggiornare il resto della convention, cioè dire questo è la migrazione, ha queste caratteristiche, fa queste e queste cose, eccetera eccetera eccetera. Ogni coppia può farlo solo una volta in tutto il gioco e gli altri giocatori diventano tutti pubblico silenzioso. Il creatore presenta il suo automa, l'automa deve obbedire agli ordini in questa fase, quindi quando ti dice alza il braccio, prova a cantare, prova a chinarti, l'automa deve farlo. Inoltre il creatore ha una bacchetta di legno con cui può proprio muovere l'automa, quindi posso alzargli il braccio, posso abbassarlo magari facendo pressioni sulle spalle, posso indicargli parti del corpo, proprio come se stessi spiegando in senso scientifica o tecnica, come se fosse un oggetto, sto descrivendo il suo design di fatto. La traccia di sfondo è di fatto l'area sulla quinta corda, quindi super quark per capirci. E questa è una cosa estremamente oggettificante dell'automa. E alla fine di tutto, dopo che tutte le coppie hanno avuto la loro presentazione, il creatore con il maggior numero di medaglie dell'onore, quindi quello che ha puntato il dito più volte, verrà eletto sul podio come leader per la fiera del prossimo anno. Ok? Mentre l'automa con il maggior numero di ciondoli della vergogna verrà terminato sul palco dal suo creatore. Ok? Come magari potete immaginarlo, è una situazione molto. Sì? Ma la stessa coppia? No, mi hai detto. Magari io sono il creatore che ha puntato il dito più volte. Ma posso puntare sull'automa di un'altra cosa? Posso puntarlo anche sul mio se voglio io. Ah, ok, avevo capito che avevo giurisdizione solo su mio. No. Lo status quo si mantiene in generale di gruppo, quindi io automa posso andare contro il tuo. Okay. O contro il tuo o contro il mio anche. Ok? Tutta risposta. Ok. Ho visto piangere persone in questa fase. Ho anche una GIF, poi se mi interessa vederla su questa fase riassunta e ho parecchia documentazione fotografica sullo stesso gioco, sì? E chi è che decide? Cioè, come si decide inizialmente di essere? Perché all'inizio del gioco si sceglie uno, cioè chiaramente una fase di workshop molto molto intensa per spiegare il gioco chiaramente ai giocatori, e una fase di debriefing altrettanto intensa, in quell'inizio si decide uno del gruppo di creatori che è il leader dell'anno prima. Semplicemente lui fa il discorso di apertura e di chiusura, e lui è quello che va a contare le medaglie, quindi lui conta le medaglie, ok, va bene, tu sei quello che viene di più, va bene, perfetto. Chiamo sul palco il creatore perché si è dimostrato chiaramente colonna portante della nostra società, eccetera. Dopo che la colonna portante, il nuovo leader, fa il suo piccolo discorso, adesso arriviamo alla parte magari dolente della serata, quindi l'automa che purtroppo è inadatto a continuare, ecco, chiamo sul palco l'automa e il suo creatore per disattivarlo. La domanda fosse come si decide chi fa creatore e chi fa automa. Ah, all'inizio del workshop sono delle fasi. Allora, questa fase se volete la terrei dopo nella discussione perché è fuori dalle slide questa, perché non volevo entrare proprio nel tecnico. Però ci sono delle meccaniche del workshop che utilizzo per far entrare un passo alla volta i giocatori da persone che non giocano a niente a persone totalmente coinvolte nel loro personaggio.
passo passo, in modo che c'è una fase in cui giochi quello che vuoi giocare di fatto, arrivando a capire bene però, perché è un gioco asimmetrico come potete vedere, che tipo di esperienza puoi andare a fare e di fatto cosa stai andando a giocare. Scusa, ma il gioco è 3-4 ore comprese? Il gioco è 5 ore compresi chiaramente il workshop e il debriefing. In realtà la fase di gioco effettiva dura un'ora e un quarto di questo gioco. La fase grossa è, in realtà è comunissima nell'ambiente nordico, che il workshop duri tanto quanto il gioco, è proprio il workshop che è più intenso di diciamo quasi un'ora, un'ora e mezza, e una fase di debriefing di mezz'ora, perché deve essere proprio strutturata, cioè non si può lasciare i giocatori poi liberi senza dargli lo spazio di esprimere in sicurezza quello che hanno provato. Ci sono domande su questo? Magari so che vi sembrano strani questi giochi, però... Ma scusa. Sì. I facilitatori, giusto? Sì. Hanno anche la possibilità di impedire che uno abusi del suo potere, che ne so, di creatore, per esempio. Allora, in questo specifico gioco... Perché mi sembra facile da rompere, no? Allora, in questo specifico gioco no, e volutamente non l'ho messa, perché io voglio che sia facile da rompere. Perché nel momento in cui è facile da rompere, lì assisti alla vera lotta per lo status quo dei creatori. Devono farsi giustizia da soli. Il gioco si autoregola perché i giocatori presto capiscono che non possono continuare in quel modo e quindi vanno avanti per piccoli passi, quindi dicono ah ok, lì non è in più, attendo un attimo per poi prendere quella vita di più che mi serve di fatto, ok? E contemporaneamente sto contemplando lo status quo perché sto ponendo qualunque cosa che vedo, e questo è controbilanciato anche da fatto che hai creatori che volutamente invece cercano di non partecipare, creatori che dicono io non lo trovo giusto. Un'altra cosa molto importante è che il workshop è fatto in modo da avere le coppie di creatori automa che si creano i loro, cioè questo non ha nulla di scritto di personaggi, eh? I giocatori creano i loro personaggi insieme nella coppia con delle meccaniche, se volete poi possiamo affrontare il workshop, vi lo faccio vedere un attimo al volo per farvi capire com'è, ma passo passo, e ogni coppia la crea in maniera privata. Questo vuol dire che hai coppie disfunzionali, perché sono tutte disfunzionali, non fatevi ingannare, queste coppie sono tutte disfunzionali, ma in modo molto diverso. Quindi magari hai il creatore che ha creato il suo Tombers, la migliore macchina da guerra, proprio un scopo puramente, magari sono proprietario di industrie di armi, e quindi questa è la nuova arma, ok? O magari hai quello che ha perso la moglie per una malattia e ha dato lo Tombers a sostituirla, e quindi è un rapporto molto diverso. Anche perché nel workshop i giocatori vengono portati a decidere com'è che vi comportate quando siete in pubblico. Com'è che vi comportate quando siete in privato invece? Cos'è che l'automa può fare che il creatore gli ha permesso di fare fuori dalla norma? Cos'è che invece gli ha proibito di fare? E ogni coppia crea queste cose privatamente. Quindi quando poi le vai sul podio, hai magari il creatore che dice com'è possibile che questo creatore permette al suo automa queste cose? È inaccettabile. E quindi crei dei conflitti anche sociali di questo tipo nelle fasi di discussione comune che sono lì apposta. Sì? No, scusa, non volevo interromperti, però avevo una domanda. Cioè, il gioco ammette Frankenstein? Cioè, posso creare un automa che fa il creatore? Certo. Questo chiaramente porterà notevole, come si può dire, sconvolto dagli altri creatori. E ho visto davvero di ogni cosa, perché l'ho organizzato tipo 6-7 volte, un gioco in azioni molto diverse di loro, quindi... nella fase di debriefing, poi, che è una cosa molto importante in cui i giocatori parlano, la cosa che passa sempre, e questa per fortuna, è che ci sono delle relazioni abusive, disfunzionali, che non sono violente. C'è anche la scena abusiva dell'automa che finisce per amare il suo creatore e volergli bene perché è un creatore che gli permette in casa di fare quello che vuole, e dice mi sento così fortunata ad avere un creatore che in casa mi fa quello che voglio, e che poi il giocatore ha ragione e dice cazzo, ma questa roba è super disfunzionale, cioè è un abuso psicologico gigantesco, e questa cosa passa sempre, cioè non c'è stato un debriefing in cui non sia uscita questa cosa, perché è facile vedere l'abuso quando c'è il creatore Mari che di fatto fisicamente ti sposta, ti spinge, ti dà gli ordini e tu devi eseguirli, o minaccia violenza fisica, ma è molto più sottile e complesso vedere l'abuso in relazioni in cui magari è molto più psicologica, è una relazione magari di disfunzione di dipendenza di un altro tipo. Quindi il gioco voleva passare questo concetto e fortunatamente ci riesce, credo, spero. Ok, quindi, conclusione sul design del black box. Luci e suoni sono uno strumento estremamente potente per coinvolgere i giocatori. È facile pensare che un black box LARP o un chamber, un tape
facciano meno presa, perché semplicemente non li vedi in costume, non c'è il costume, non c'è l'illusione 360. Ma l'idea che solo la 360, solo la high res dia un coinvolgimento al giocatore è un'idea falsa, detta in realtà anche da un avanzamento tecnologico del videogioco che richiede il fotorealismo come avanzamento. Cioè il gioco più fotorealista è il gioco più reale, è il gioco più verosimile. Quindi quando vedo le cose 360 sono più coinvolto. Invece, come ci dice Gordon Calleja nel suo libro In Game from Immersion to Incorporation, l'immersione è una parola che va scomposta in 6 sottocategorie, non ne parlerò ora perché va fuori da questa talk, ne parliamo magari dopo con calma, ma sono molte altre categorie di coinvolgimento al di fuori della cosiddetta immersione ambientale. Tutto qua. Luci e suoni sono subito gigantesco per questo. Le metatecniche, il monologo interiore, il peso fisico, che non è che i loro personaggi non lo stanno indossando, gli automi non stanno davvero mettendosi dei ciondoli, è il giocatore che li ha. Sono delle astrazioni, delle metafore, il peso della vergogna rappresentato fisicamente sul giocatore. È estremamente coinvolgente, senti un peso fisso qua che rappresenta la tua vergogna, e più ne hai, più te lo senti. Le meccaniche di tema possono cooperare per creare un'esperienza coesa. Cioè il 360 ha un po' la via del dovrebbe esserci meno meccaniche possibile, deve essere tutto realistico, non devo avere niente di extra diegetico perché sennò rompo l'illusione. Ma l'illusione non è l'equivalente di immersione, cioè se io sono illuso che tutto attorno a me è reale, non vuol dire che io sia immerso, ripeto, un termine che non mi piace, che sia coinvolto appieno nell'esperienza. Ci sono metatecniche che mi coinvolgono di più. Quando io posso esprimere alta voce in metagioco un monologo in cui esprimo quanto sento ingiusto che quel creatore mi ha puntato il dito solo perché l'abbia guardato storto, ed è successo, ho visto cose del genere, e senti la rabbia proprio che esce, cazzo quanto sei coinvolto, è proprio un bleed out, dici, sono incazzato nero, perché mi ha puntato il dito contro solo perché l'ho guardato storto, è una cosa allucinante, solo che in gioco non la puoi fare questa cosa, cioè quando parli comunemente non puoi dirlo, non puoi esprimere perché sei limitato dalle meccaniche, sei in silenzio, hai una maschera addosso, non puoi azzardare a spiazzare la voce perché sennò ti puntano il dito di nuovo. Hai quel momento di sfogo che è una metatecnica che ti catalizza tutto il coinvolgimento, tutto quello che hai chiuso dentro te lo fa esplodere. Ripeto, questo sempre affiancato a meccaniche di sicurezza, di safe word, come dicevo prima. I black box design, ma anche alcuni chamber, possono affrontare tematiche pesanti e personali. Chiunque dica che non si può fare un gioco su un certo tema, cioè è stato smentito ormai, cioè è come dire non si può fare un film su un certo tema, è come pretendere che i film debbano essere solo felici, solo allegri. Il gioco non deve essere una cosa divertente, sono dei giochi che non sono divertenti e il loro scopo è proprio quello, è proprio far arrivare esperienze che non sono divertenti. Il gioco è un medium, dobbiamo passare oltre questa cosa del gioco che deve essere per forza intrattenimento allegro. C'è quello, non voglio toglierlo chiaramente, anche io ne gioco un sacco di giochi di intrattenimento, ma c'è un ampio spazio per giochi che sono di più, sono altro. Il gioco non è solo un'attività infantile, bambinesca, cioè, non farà giocare nessun bambino minorenne a questi giochi qua, giusto per essere chiari, ok? E se nel caso ci piacesse giocare, si fa come in una scuola danese, che l'Hofstra Efterskole, sicuramente pronuncia male, in cui hai degli educatori che li seguono in questo processo, dei formatori che sono, fanno quello di professione, quindi in quel caso puoi seguirli. Piccolo inciso, è una scuola danese che c'è da 12 anni che insegna solo tramite giochi di mondo da vivo di questo tipo. E insegna cose anche come matematica, lingua, scienze, eccetera. Sì? C'era Francesco che voleva chiedere. Sì, ma scusa. Esistono esempi di black box design su temi personali che non sono necessariamente drammatici? Sì, certo. Sono giochi allegri, c'è un gioco di cui purtroppo non ricordo il nome, un gioco della Lituania che tratta il tema di amici che si incontrano dopo tanto tempo, e semplicemente hanno una birra insieme. Tutto qua, niente di tragico, semplicemente tratta il gioco del tema della nostalgia, tratta il tema dell'amicizia, un po' come cambia negli anni, e magari un po' quella nostalgia magari un po' veloce, ma non è semplicemente tragico, ecco. Inoltre anche Borderline, come dell'esempio, quello del percorso non è un gioco tragico, è un gioco sul mare introspettivo, certo, magari sulla questione della personalità, ma non era assolutamente tragico, era un gioco, anzi, era molto positivo, si concludeva con il nostro personaggio, che gestiamo in due, ha incontrato un'altra persona, e nonostante le differenze e l'incapacità di comunicare, stanno cercando di fare cose insieme, di costruire cose insieme,
molto potente secondo me questo, sì? C'è una domanda? No, mi stavo solo portando i capelli. E chiaramente, come magari avete percepito, possono portare forti emozioni. Ora, arriviamo alla fine. Dove potete fare queste cose, dato che richiedono delle black box? Lo Club Pool è la conferenza che dicevo prima, è l'evento per me della vita, cioè io ci sono andato 3 volte e ho i brividi solo a pensarci. So che magari sembra un entusiasta, ah sì, ma è Ruggero che è entusiasta, fa delle cose bene, vabbè, fa così, con più costa. Non è vero, questo è l'evento per me della vita, cioè questa è la conferenza, se vi interessa il tema e se parlate inglese o riuscite ad ascoltare in inglese, questa non è perdibile. L'anno prossimo fra l'altro sarà in Danimarca, perché sapete che è ruota, e la Danimarca è quella più economica delle 4. Non so che cosa ti chiedo, vi lascio poi, chiaramente ci sono dei siti. Quanto sono ancora aperte le iscrizioni? Non sono ancora aperte, non si è ancora il prezzo del biglietto, ma notoriamente la Danimarca è quella più economica, la Norvegia è quella che costa di più perché è il petrolio. Non posso dire, non so dire quanto costa adesso, perché non ho ancora annunciato, apriranno mi pare verso ottobre i biglietti. Se me lo soffiate vi ammazzo, ma sto scherzando, 500-600 posti, figuriamoci. Sarà l'8-11 febbraio però, 2019, questa in Danimarca. È, ripeto, una conferenza precisamente di talk, workshop, come questa, però moltiplicata per 400, quindi se non vi siete suicidati con questa mia talk, potete sopravvivere altre, lì le trovate, su qualunque tema, anche le persone più brave di me, molto più brave di me, porco cane, hai voglia. Poi abbiamo il Grand Slam, io ve li ho messi in ordine non di importanza ma cronologico, con le succede dello Knutpunk che era primo, perché questo è il più importante. Dopo di questo sono tutti in ordine cronologico, da adesso fino all'anno prossimo. Abbiamo il Grand Slam, è proprio alle porte, 20 ottobre, diciamo 20 ottobre in Norvegia. Questo è sia scenario freeform chamber ma anche un po' di black box. È in Norvegia quindi costa un sacco. Per uno Stockholm Cinema Festival a Stoccolma in Svezia, più economico sicuramente, questo non ha black box, ma è tipico per avere anche un sacco di scenari molto brevi, freeform, da camera, che hanno sia temi molto allegri, anzi questo credo che sia quello che ha temi più allegri di tutti, ma anche temi più delicati. Poi abbiamo l'Italian Art Festival, che, perché ho sbagliato, c'è un refuso, non è in Estonia, è in Italia, chiaramente. Vedi a copiare e incollare le slide cosa succede? L'Italian Art Festival è in Italia, sarà il secondo anno ed è in realtà il primo esempio di festival sulla struttura nordica che abbiamo. Ci sono molti scenari freeform da camera, non ci sono black box, e sarà 8-9 dicembre 2018 in Italia. Il link però... Scusa, l'Italia è creando dove? Sì, esatto, allora non lo so ancora adesso onestamente. L'anno scorso non mi ricordo dove era, però era in Nord Italia tendenzialmente, non è in Italia. Una memoria selettiva. Lo so, ma perché poi c'è anche l'OCD che va, quindi alcuni erano tipo, ok, non si sa dove, comunque devo mettere Danimarca, però so che il Black Box Copenaghen è a Copenaghen, però devo mettere Danimarca per uniformare con la precedente. E quindi, vabbè, insomma, non è pazzo, è così. L'Italia della festa è comunque interessante, molto interessante, tra l'altro è diciamo un po' la punta di diamante per gli scenari freeform chamber italiana, quindi lì arriva lo stato dell'arte e segue il manifesto diciamo della causa lì, che è il Southern Way che vi dicevo all'inizio, che è un manifesto italiano con pesanti influenze nordiche comunque. The Smoke in Regno Unito, 4-6 gennaio 2019, questo ha scenari freeform ma anche black box. Premessa, vi parlo di eventi a cui sono stato, quindi questo ci ho portato a Creator's Fair, è un evento molto bello, molto rilassato se vogliamo, però è Londra, quindi questo costa un po' la vita lì. Black Box Copenhagen 8, che è l'ottava edizione, 18-20 gennaio 2019, Copenaghen, questo è imperdibile, ve lo dico, io ne ho fatti 3 di fila e sono di fatto un weekend in cui giochi black box di fila, uno dopo l'altro, bam 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 bam, ne giochi 5 o 6 in un weekend e poi torni che sei felicissimo, o tristissimo, secondo me. C'è un film di psicologica che aspetta fuori, oppure... No, ma hanno tutti dei briefing e soprattutto fasi di riposo tra un lap e l'altro, e soprattutto hanno sabato sera il party musicale, relax, quei drink, ripeto,
Non sono tutti tragici simulazionali, No, però no, è una novizia, cioè in questo non è un problema, no, no, giusto per capirci. Ho l'impressione che siano comunque cioè molto psicologici, molto introspettivi, quindi qualcosa te la tolgono fuori comunque. Beh, sì. Non, non è per quanto possa fare un debriefing dopo. Beh, certo. Per i conti con assolutamente, con ma dipende che persone siete, cioè io sono di quelle persone che se scoprono cose più su di me, anche se negativa, per me è positivo, così ti posso controllare sopra. Poi, ripeto, ci sono dei briefing chiaramente, ma cercano di lasciarvi senza danni in questi giochi, ma soprattutto vi danno la scelta di quale gioco giocare, cioè nessuno vi obbligherà mai a giocare cosa che non volete, questa è la regola base. No, stavo ironizzando, dicevi tutta la giornata è full immersion, non sta per fare No, vabbè, poi la gente fa dormire a casa di solito. Se, passate, se siete a Copenaghen in quei giorni non potete perdervelo, anche perché il costo è molto basso, vanno a scenario, quindi paghi magari il singolo slot e basta, quelli che ti interessano. Dopo abbiamo Black Box Horsens, che è sempre in Danimarca, ma Horsens, che è più nell'isola di mezzo, che non mi ricordo mai come si chiama, è un po' più rurale l'ambiente, costa anche molto di meno per quello, ma costa di più il treno per arrivarci, perché in Danimarca costano tantissimo i treni. Qui si dorme lì, è fatto in una scuola senza studenti, però che è fatto in periodo che non ci sono, quindi Black Box Horsens, come Black Box, solo Black Box questo, come Black Box Copenhagen, però Horsens. Poi abbiamo il Festival, che è il festival principale di scenari Free Form, diciamo della scuola Geek Form, appunto, è nato il Festival. Questo anche i giochi da tavolo, anche i giochi di ruolo più leggeri, anche i giochi tradizionali, non ha Black Box questo. E poi abbiamo il Tallinn Love Festival, che è a Tallinn, dove diciamo, abbiamo ancora da decidere, molto bello, anche se molto piccolo, in Estonia. Sono gentilissimi, bellissimi, disponibilissimi, e Tallinn è una città fantastica, quindi se volete farvi anche una gita turistica a Tallinn e volete un festival molto carino e molto economico, Tallinn Love Festival, fantastico. E questa è una slide riassuntiva che non vi leggo perché ha vari link di siti materiali utili, quindi abbiamo il nordiclub.org, la Wikipedia del nordiclub. Il nordiclub.org sono video di talk come questa su larga scala, il nordic youtube idem, Living Mundania è un blog di Lindsay Stark, designer dell'American Freeform, che ha come ospiti molti designer nordici. Analog Game Studies, la parte più accademica, quindi con articoli anche tecnici se vogliamo, dove sono? Eccomi. Molto tecnici, però sicuramente utili per i designer. Alexandria è un sito gigantesco, contiene praticamente tutti gli scenari danesi nordici scritti. Il problema è che è in danese il sito e tutti i scenari sono in danese, in svedese, quindi molto poco utile, dite voi. Invece no, perché è una pagina di scenari in inglese e lì c'è anche The Range, che vi dicevo prima. Poi abbiamo il canale YouTube della LARP Writers Under School, quella che vi dicevo, scuola estiva di design di LARP, che hanno un sacco di video molto belli, e il Fantasy for Wounded, che era quello che organizzava la LARP Writers Under School, quindi hanno video che sono simili, sempre molto belli. E qui sono i miei contatti, fine. Grazie, io farei così, ma visto che siamo in 500. Allora, io volevo chiedere, mi sembra, non conoscevo bene questo settore e mi sembra molto interessante dal punto di vista anche educativo, quindi nei giocatori. Quindi le cose che possono trovare sono molto forti, sono cose che ti rimangono, anche se c'è un debriefing, eccetera. Ci sono dei casi in cui queste cose sono utilizzate per scopi educativi, sociali, per esempio mi viene il caso di Napoli, Mafia, quindi cercare di riorganizzare la società, oppure Palestina. Sì. Allora sì, la risposta è sì. Chi ha utilizzato cosa non fa? Vi consiglio sicuramente il libro Lab Politics, è gratuito, che era all'inizio. Quel libro lì ne ha in maniera approfondita, con articoli anche delle varie parti coinvolte. E la risposta è sì. Sì, su vari aspetti, quindi sì, funziona, sul cambiamento sociale, certo. Anche se quello educativo, nel senso che, ripeto, c'è questa after school, che funziona ancora di nuovo malissimo, in maniera diversa anche dalla precedente, pronunciata, però è sempre la stessa scuola, che da 12 anni usa solo giochi dal vivo come strumento didattico, e loro
collaborano addirittura attivamente con la città, con i dipartimenti di mare civili, quindi che sono vigili del fuoco, infermieri, eccetera, perché fanno, quando fanno le esercitazioni cittadine, gli infermieri, vigili del fuoco, eccetera, hanno bisogno di persone che facciano tipo le vittime, però che non siano davvero vittime, che siano tipo un'esercitazione, e usano gli studenti di quella scuola. E hanno detto che, se non ho visto delle interviste anche ai vigili del fuoco, ho detto, noi gente che soffriva così, così realisti non l'ho mai vista, quindi davvero c'era un panico totale. E poi in realtà stavano bene perché erano giocatori di ruolo. Quindi questi, anzi, giusto per capirci, la Hostess of Death Threshold va da tipo 14 ai 18 anni, quindi cioè una scuola superiore-ish, diciamo. E loro sono anche molto molto bravi con questioni di studenti magari con bisogni speciali. Hanno avuto buona parte del team dedicata a quello, quindi sono molto bravi magari con ragazzi che hanno dislessie, problemi a seguire, altri tipi di magari che richiedono magari un tipo di accessibilità diversa all'apprendimento, ecco. Quindi loro, tra l'altro, io di loro tocca l'ho conosciuto, ne ho viste 3 o 4, sono sempre bravissimi, loro molto bravi. Quindi la risposta è sì, però questo vuol dire anche viceversa, quindi vuol dire anche che se non sai come farlo, puoi finire per fare dei danni. Infatti, questa è la domanda che volevo fare. No, esatto, e quindi... sono dei rischi. Sì, sono dei rischi, e per questo lo Kung è ancora più obbligatorio, cioè lì hanno moltissime talk e workshop sulla questione della sicurezza, della safety, della comunità e soprattutto del come fare una cosa di terapeuta didattico in maniera sicura, e la risposta è sempre non farlo da solo, cazzo, chiama qualcuno che lo sa fare, che ti assista. E al punto che in Nord Europa ci sono varie persone in realtà che sono specializzate in educazione e formazione e gioco di ruolo insieme, quindi ci sono delle figure che lo fanno. Quindi vorrebbero utilizzare il gioco di ruolo a fini sociali per, diciamo, per esempio farlo penso, più persone ex detenute o persone da prendere in determinati ambiti, cioè quali sono le figure da ricercare per poter creare dei giochi di ruolo, allora, che possono essere utili a fare scopo? Sicuramente se si ha la possibilità andare allo punto e dire io sto facendo questo, chi mi può aiutare? Qualcuno ti dirà sicuramente questa persona X ti potrà aiutare. È una cosa tipica, cioè ho avuto anche amici che sono andati, avevo per esempio l'ultimo Knut Punk, ho affascinato con me un altro designer italiano, Stefano Burchi, un ottimo designer, che lui è parte di alcuni gruppi LGBT e lui sta facendo attivamente un gioco su Stonewall, sui motivi di Stonewall, non so se avete presente i motivi di Stonewall. Quindi il movimento del Pride, della mia comunità, eccetera, e chiaramente è un gioco che ha bisogno di, cioè lui lo vive quotidianamente, però è il suo punto di vista, ha bisogno di figure anche più umane, storiche, autorevoli e soprattutto formative didattiche sulla questione, e lì ha trovato il pane dai suoi denti, anche perché, ripeto, la mente dello Knutuk è intersezionale, quindi hai un sacco di figure che vengono da menti diversi ed è anche connesso agli elementi magari femministi, agli elementi LGBT, o più legati magari a questioni di diritti sociali, civili, eccetera. Quindi lì sicuramente è il posto per trovare la persona giusta. Cioè io così a mente adesso ho un po' di nomi che possono essere interessanti in base a che cosa vuoi fare, quindi magari che so se ti interessano questioni di genere ti dico Torchio e Dill piuttosto che Anna Emily Gross o algo del genere, se ti interessano magari cose più educative o altri nomi, ecco. Quindi non c'è un nome preciso, sono persone che sono magari specializzate in certi giochi piuttosto che altri. Io ho una domanda, se è sulla pratica che sono intenzioni, la formula sono intenzioni. Sì. Il lab nordico, quanto è pensato per esserci commissioni? Nel senso, sì, io posso fare... Per essere? Per avere commissioni, roba che si... Cioè io posso fare un gioco normale con elementi di lab nordico o sto incasinando per sempre la vita delle persone che giocano questo gioco? Allora, questa è la mia intenzione, poi nella pratica quanto ne avrà realtà succede, allora, quanto si parla se fai giochi su tematiche delicate e non ti sei seguito un paio di talk, io ormai sono a memoria, c'è You Can't Make a Game About Death di Richard Dansky, c'è Dismissing a Little di Tobias Brigstad, c'è The Positive Negative Experience of Extreme Role Playing di Marcus Montola.
questa classe, se stai facendo un gioco, se stai facendo un gioco su tematiche delicate e non sei visto questi tre, ti sparo. Se ti scopro, se non ti scopro, sappi che ti sparerai se ti vedessi. A parte questo, però, che è un primo step, chiaramente ricerca e sviluppo tantissimo. No, certo, però dicendo quanto è pensato per funzionare soltanto perché ci sono tanti elementi che sono sinergici. Ah, intendi? Okay. A livello meccanico, cioè in meccanica. Non sono sicuro di avere la domanda, quindi. Cioè, la domanda è: posso fare un LARP nordico eretico? E il LARP funziona lo stesso, oppure devo rimanere strettamente in un canone progettuale che deve essere fatto proprio in quel modo, in quella griglia? Oppure a me piace l'elemento X di LARP Y, di modo di scuola di LARP Y, posso metterlo o sto facendo casino? Questa è una domanda di design, quindi non ha una risposta vera o una risposta falsa, non ti posso rispondere adesso così, non perché sono stronzo, ma perché non posso saperlo a prescindere. Okay. Quindi se mi dici che so... Mi piace il fatto che i giocatori abbiano un singolo personaggio. Non c'è una domanda sulle intenzioni e sulla pratica. Quanto sono pensati? Allora, per me la cosa più importante è che la coesione, cioè le meccaniche devono servire allo scopo dell'esperienza del giocatore. Questo è il modello DPE, cioè Design Play Experience. Se delle meccaniche che le hai lì perché ti piacciono al designer, ma vanno contro quello che il tuo gioco deve fare, le devi togliere. Certo. C'è proprio l'espressione kill your darlings, uccidi i tuoi cari, nel senso di hai una meccanica che ti piace ma che non va bene, non devi mantenerla in vita solo perché ti piace, devi ucciderla questa meccanica perché ti sta remando contro, perché non ti serve anche se ti piace. Sono cattivo su questa cosa, scusa. Sì, però cioè la domanda è, per esempio, non c'è però una struttura da seguire, cioè non c'è la struttura da seguire. Grazie. Ci sono delle pratiche di design, c'è il mix in desk dell'art, per esempio, che può essere molto utile in quella fase. Ci sono delle pratiche per progettare i workshop, ci sono delle pratiche per progettare i debriefing. Io da Nazione sono usate a tonnellate per fare Cretosphere, cioè prima di dire che Cretosphere è pronto, ho parlato con almeno 4, 5, 6 persone specifiche che sapevano, ognuna specializzata c'era. Nina Luna Essendro, per esempio, è specializzata nei workshop. Cioè lei fa l'art non verbali, ripeto. I suoi workshop devono essere perfetti, perché i giocatori non possono parlare in gioco, quindi non possono dire niente. Se è un workshop che non funziona, il gioco crolla. Quindi lei si è specializzata in fare workshop della Madonna. I debriefing, c'è Mo Holker, canzone inglese, che è specializzata in debriefing. E quindi come fai a chiudere l'esperienza assicurandoti che i giocatori stanno bene, sono usciti dal ruolo, hanno elaborato l'esperienza, non gli hai lasciato male dei traumi o dei potenziali traumi? Quindi a fare il debriefing ho parlato con Mo Holker, per le varie meccaniche ho parlato con tutti quelli che conoscevo dell'ambiente Blackbus di Copenaghen, essendo lì chiaramente parlo con loro, per assicurarmi che fosse un gioco coeso e diciamo non eretico. Dal mio punto di vista, se un gioco di stampo nordico, vai e parli con chi è nordico. Oppure puoi parlare di un gioco di stampo Italian, New Wave Italian, quelli del Southern Way, quindi parli con quelli della Chaos League in quel caso. Però, ripeto, io non sono contro il segno elettrico, cioè se tu domani mi dici, ah sai cosa, io ho letto il manifesto Gipform, mi sento di fare un Gipform, anche se non sono nordico, va bene, per me non è un problema. Io ti valuterò comunque, cioè, no, permettendo che non sono nessuno e che in questo caso non sono un giudice nei tuoi confronti, quando ho un gioco davanti lo valuto in base a quello che c'è che vuoi fare, a prescindere di chi l'ha scritto, in questo caso dello stile. Cioè, se tu mi porti un gioco e dico, questo sembra un gioco freeform, tu però non l'hai mai letto, vabbè, è un gioco funziona. Però guarda, supposto che io voglia fare un gioco freeform, un gioco black box, no, poi c'è il repeating e prendere le cose che mi piacciono. Sì, allora, le etichette e le categorie servono per cercare di classificare questo gran casino che è il gioco di ruolo e il gioco e altre cose nella vita, però sono categorie che sono labili, cioè, per esempio, ultimamente, negli ultimi anni, ci sono dei 360, dei giochi high res, grossi, blockbuster, che hanno una black box room, cioè la chiamano la meta room, cioè il gioco è perennemente diegetico, totalmente diegetico, non ha meta tecnica, niente di niente, e poi hanno una stanza che coinvolgono tutte le cose non diegetiche. Quindi tu magari sei in costume, vai per il tuo castello, giri l'angolo, entri nella porta, sei in questa stanza che ha tipo luci buie, faro teatrali, fai il tuo inner mondo, con l'alta voce ti sfoghi e poi riesci.
Ok, è chiaro che questa è una commissione di Black Box e 360. Oppure c'è un caso di Nino Messendrop e Esther Herbel che si chiama Before We Wake. Era un Black Box LARP di due giorni, quindi, cioè Black Box LARP, ok? Quindi tutte luci nere, eccetera, di due giorni per 100+ giocatori in un teatro gigantesco. Però non è più un Black Box di una singola stanza, che hai entrato in tre ambienti diversi, i giocatori attraversano la cosa, è gigantesca questa cosa. Quindi è un Black, un Blockbuster, è un Black Box, è un ibrido. Cioè, queste idee ti possono aiutare se magari dici, sai cosa, faccio di male per me stare dentro degli schemi quando faccio paletti, quando faccio design, e quindi sto dentro questi paletti, tutto qua. Sì? Quindi in base a cosa distingui se è una LARP, è una Nordic LARP o non lo è? Che rappresenta il manifesto di questa visione? Questa domanda, sai quanta gente si è accoltellata da questa domanda? Guarda, non sto scherzando, il termine Nordic LARP sono termini chiaramente più contestati anche all'interno della comunità stessa, c'è gente che proprio cerca di demolirlo, dice un termine che fuffa, non dire niente. A tal termine io vi rimando alla pagina Wikipedia, scusa, alla pagina della Nordic Wiki del Nordic Cloud, in cui ci sono due talk. C'è la talk di Johanna Pojonen, che non è una parolaccia, il suo nome è svedese, è una designer super super brava, giusto per capirci, lei è la capa della Participation Design Agency, lavora in tutto il mondo questo, in un lab del genere. E ha fatto una sua introduzione al Nordic Lab e poi c'è Jaco Stenros, che è un accademico che ha veramente tante delle pubblicazioni che se le scrivessi in font 5 da qua finirai in fondo a questo mobile. E lui è quello che di fatto ha, se vogliamo, uniformato la questione. Le prime slide, queste due qua, queste vengono da una talk di Jaco Stenros, per capirci. Io vi rimanderei, diciamo, a loro per la questione del Nordic Club. Io non sono nessuno per dire cosa è nordico e cosa no. Quello che posso fare è dire queste cose sono state ritenute Nordic, questa è la loro comunità, questo è come loro operano, lavorano e creano comunità e creano un linguaggio comune. Poi è chiaro che uno prende il linguaggio comune, fa quello che vuole, diciamo, e lo porta poi per il suo percorso. Cioè, la Chaos League ha fatto la Southern Way in risposta al Nordic Lab, se vogliamo, usando molto del materiale del Nordic Lab. Altre scuole di pensiero contemporaneo prendono un po' quello che vogliono, diciamo, dal Nordic, e va bene così anche, ma del resto come è successo anche in scuole cinematografiche, cioè ognuno prende da quello che può. Non a caso i manifesti sono così, cioè io qui all'inizio quando parlavo dei manifesti non pensate che questi siano tutti manifesti, ce ne sono tantissimi. Io mi sono fermato proprio ai principali che mi sono venuti in mente anche, ma è normale perché poi sono manifesti in opposizione tra loro. Cioè il manifesto Blockbuster LARP, che mai in elenco, è chiaramente in opposizione al Black Box LARP. Cioè il Black Box LARP dice i giochi Black Box devono essere organizzati in delle Black Box, i giocatori devono essere vestiti di nero, mentre 360 chiaramente ti dice ti devi vestirti in costume, se no non giochi, non ti facciamo giocare se non sei in costume, ok? Chiaro che sono opposti. La domanda è come fanno a essere entrambi nordic? Andatelo comunque lo scoprite. Una risposta stupida, però purtroppo è vero. Ci sono altre domande? Sì? Ma però per esempio, qualche giorno mi hai chiesto un delitto che hai fatto, era in scuola americana o no, sì, perché? Vuol dire che la scuola americana ha non è la scuola americana, è la scuola inglese. Ma perché le scene con diritto è più semplice, ci sono due tipi, cioè o è scuola inglese quindi okay, i giocatori hanno un personaggio, o è scena con delitto, cioè o è l'altra parte, quindi o scena con delitto e quindi i giocatori non hanno un personaggio diegetico, ma risolvono il crimine di attori sul palco. Ok. Sono due, queste fine. E quindi è molto facile dire cosa e cosa. Nell'art nordico no, perché i tape lab, per esempio, quelli con uno scotch, quelli sono chamber. Possono essere realizzati qua, così. O quello che avete giocato era un tape lab. Era un tape lab chamber, freeform. Ma se lo giocate con le luci, se giocate un gioco che è un tape lab, come Mary Gone, che parlo di una persona che si suicida e gli amici che cercano di venire, diciamo, di come reagire alla cosa, è un tape lab, quindi ha gli ambienti per terra,
ma anche le luci teatrali colorate. Quindi anche un black box, è un teatrale black box, freeform. Cioè, non sono etichette fatte per dire ah, qui c'è il black box, qui c'è il form, qui c'è... Cioè, sono immaginate di diagrammi di Venn incasinatissimi che si sovrappongono in alcuni casi. I black box che usano le luci potrebbero usare allo stesso modo il nastro per terra. Allo quindi, stesso modo? Cioè, nel senso, per è un altro modo di limitare uno spazio. Sì, ma con effetti diversi. Cioè, a livello di design, ogni cosa che fai ha uno scopo. Questa è la creator sphere. Quando sei sul palco e presenti, hai una luce puntata contro gialla, ti dà già un certo tipo di semantica. Cioè, sono sul palco, sto presentando, ho una bacchetta in mano, l'altro viene puntato, hai un certo tipo di semantica che se non ci fosse la luce lo fai lo stesso, ma lo fai diverso. Cioè, sono i dettagli alla fine che vanno a creare l'esperienza. E il black box è molto bravo, secondo me, come tipo di settore in questo. Volevo farvi vedere un attimo se c'è tempo. Brevemente com'è il workshop. Io ho tutti i tempi che avevamo previsto. Sì, però... scusate. Hai mentito. No, l'ho detto il prossimo, l'ho finta prima, in realtà. È la discussione che si ha. Volevo cercare se avevo in locale il workshop di Creator Sphere, perché mi sa che l'ho purtroppo online. E mi sa che in effetti l'ho proprio online, non avendo il wifi qua, niente, ciao. Non lo potete vedere adesso. Ah. A meno che qualcuno mi dia una password del wifi al volo e lo mostro. Non più. Dove? Qual è di queste due reti? La seconda. È una cosa giusto di un minuto per farvi vedere un attimo com'è strutturato, ecco, più che altro. Workshop di Creator Sphere, sono 10 pagine di esercizi uno dopo l'altro che devo fare ai giocatori in fila prima che inizino a giocare, e l'ultima pagina è sul debriefing, cioè questo è il debriefing. Parto dal debriefing perché è più semplice da spiegarlo, cioè quando finite l'esperienza, cioè dopo che viene terminato il poema eccetera eccetera, il gioco finisce. Ci sono tre debriefing, uno solitario, uno di coppia e uno di gruppo, per permettere al giocatore singolo di uscire dal personaggio intanto, alla coppia di chiarire eventuali fraintendimenti e di chiarire situazioni in-game, e al gruppo in generale per chiarire il contesto sociale. Quindi magari chiedere ai giocatori di scuotere il loro corpo, quindi ai giocatori che magari a occhi chiusi fanno così, che sembra una cazzata, ma dopo che avete un gioco del genere vi dà una libertà allucinante, vi scrollate di dosso il personaggio. Chiudete gli occhi e vi immaginate il personaggio che avete giocato dall'esterno. Chiedete ai giocatori di pensare a quali impressioni avrebbero avuto di tale personaggio se lo dovessero incontrare di persona. Questo aiuta tantissimo a esternarlo, a dire ok, io ho giocato questo personaggio, se avessi davanti, se dovessi pensare che persona è, cosa mi comunica anche a livello di interazione. Dopodiché lo salutate, gli date l'addio e ve lo lasciate andare via. In queste è molto facile da fuori, secondo me, trattarle come che cazzata, sì, ma che boiata. Invece non sfruttate l'utilità di questi esercizi a giocatori che hanno appena finito un'esperienza di quel tipo, perché cioè state facendo un crimine se non rimettete queste cose, ve lo dico dal punto di vista ovviamente. Dopodiché si chiede ai giocatori di riflettere sul proprio personaggio e di tornare a loro stessi. Questo è il debriefing in solitario. Poi il debriefing di coppia, quindi fai radunare il creatore e l'automa, chiedi ai giocatori di prendere in coppia, di stringersi la mano, guardarsi negli occhi e dire il proprio nome reale. Perché per tutto il gioco loro hanno dei nomi, una cosa che non ho detto, il creatore decide anche il nome dell'automa, cioè tu da automa neanche il tuo nome puoi decidere di fatto. È il creatore che dice tu come ti chiami. Quindi nella prima fase ci si toglie anche fisicamente proprio l'etichetta, il cartellino che ti dice come ti chiami. Nel secondo debriefing di coppia stringi le mani e dici ciao, io sono Ruger.
Ciao, io sono Marta, io sono Giovanni, ok? O sei in Danimarca, io sono Morten, io sono Jesper e così via. Dopodiché gli lascio qualche minuto per chiaramente condividere l'esperienza, che arriva eventuali fraintendimenti, dico, ah, ma perché in quella fase mi hai dato conto? Dico, ah, cazzo, guarda che lì sta un po' duro, eccetera, 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 eccetera. Parlando sempre in terza persona del tuo personaggio, quindi non sono io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, o in quel momento il mio personaggio ha fatto questo, questo, quest'altro, questo deve ancora separarsi. Dopodiché, in dopo c'è delle film di gruppo in cui tutti si sono a cerchio, lì si parla di esperienza e si condividono male momenti particolarmente tragici, lì, è lì che è stata fuori la discussione del ah cazzo, la mia relazione è abusiva anche se io stavo bene. Ok, e questo è solo il debriefing, le 9 pagine precedenti sono tutte del workshop, perché deve essere graduale. Cioè, quando ho fatto introduzione al gioco e dico il gioco sarà su questo tema, ti leggo di fatto la premessa, cioè siamo nell'anno 1800XX, l'anno tecnologico, eccetera, eccetera, eccetera. Poi invece del scambio sociale, quindi si forma un cerchio e in senso orario io parto con una parola e accetto, ognuno parte con una parola collegata, quindi che solito società, invece persone, madre, figlio, scuola, classe e così via, ok? Poi si fa un cerchio fisico, quindi ci si prende per mano, si fa un cerchio e sempre andando in senso orario ognuno decide di fare un passo avanti, un passo indietro, un passo a destra o a sinistra, e tutti gli altri lo fanno, quindi per certo tutti un passo a destra e via, avanti e via, indietro e via. So che sembrano cazzate, ripeto, ma sono fondamentali per creare un clima di gruppo e di fiducia con un gruppo di persone che non conosci, che sono sconosciuti, ma di un'altra nazione, con altri contesti culturali, in cui stai per andare a girare qualcosa di emotivamente pesante e delicato con degli sconosciuti, cioè devi permetterti di... Non puoi dirgli giocate questo e via, non esiste, devi permetterti di piano piano costruire della fiducia di gruppo tra i giocatori. Ecco, anche a teatro, io vado anche a teatro, sì, anche a teatro vengono... si usano situazioni del quando genere, dicevo all'inizio... anche il movimento che hai descritto. Esatto, prima. Quando dicevo all'inizio che il movimento nordico è estremamente intersezionale anche da questo punto di vista, si prende un sacco dal teatro, dallo psicodramma, dal sociodramma, mi dicevo anche questo. Questi esercizi non vengono di meno di Dungeons & Dragons, questi. Questi esercizi vengono da scuole impro, vengono da scuole dello psicodramma in alcuni casi, ok? Ma sono tutte utilizzate in questo specifico caso lo scopo di giocare di ruolo. Ecco, per capirci, questa cosa qua di... è chiamata Lift the Game, ok? Di? Lift the Game. Play to Lift. Play to Lift. Quindi praticamente non è che... Io sto giocando uno di Clark, so che devo stare a determinate cose, viene costruito col workshop. Assolutamente sì. Uno fronte all'altro. Assolutamente sì, cioè il play to lift, non puoi dire, ah sì, sai cosa, gioco play to lift in Dungeon and Dragon, in generale non è progettato per giocare play to lift, puoi giocarlo, magari se i giocatori decidono a livello sociale di giocarlo, ma le meccaniche non ti spingono a farlo. Cioè, quando dico che la scenografica ha il play to lift, il play to lose, a queste altre cose, al bleed, sono tutte design per il bleed, cioè tu fai proprio progetti meccaniche per il bleed, progetti meccaniche per il play to lift. Cioè il solo fatto che quando ti punto il dito da creatore ti sto dando un monologo di fatto che tu puoi fare davanti agli altri, ti sto dicendo cazzo tieni questa scena per te. Mm-hmm. Non è una cazzata, capisco. Cioè di fatto quando tu punti il dito ti prendi sì magari un attimo di spotlight, ma lo stai regalando a qualcun altro e lo stai regalando in maniera coesa col gioco, non è per dire ti regalo questo token, tieni te lo usa quando vuoi, lo stai facendo in maniera coesa, quindi essendo fisico, scalamento in pro, quindi sono le parti di fiducia di gruppo, l'esercizio della macchina umana in cui ognuno fa una parte di una macchina astratta chiaramente, questo andando molto veloce, poi sono le parti di mood, quindi oltre alla questione di fiducia, di introduzione, devi dargli anche il mood. Quindi che so, c'è una parte per esempio in cui fai girare, ti presentare in maniera forbita, alta, perché il setting in questo caso era, ripeto, quella vittorianità un po' ucronica. Quindi camminate per la stanza, quando io giro qualcuno saltate la concia della testa, poi fate così, oppure saltate con un inchino, ok? Tu li stai già abituando a una certa formalità. Oppure formano un gruppo in cui sono in cerchio, uno alla volta vengono al centro e vengono delisi, tipo, vergogna, vergogna, vergogna per un po' di minuti. E tutti fanno questa cosa, oppure sempre l'altro specchio della medaglia, al centro del gruppo e tutti applaudono, grande, grande, ok? E questo già dà ai giocatori un'idea, ok, sono due esperienze, da una parte ho questa, dall'altra ho quest'altra, qual è che mi interessa di più giocare?
quindi poi gli si spiega le differenze. Ci sono i creatori e ci sono gli automi, hanno queste differenze. Se volete giocare un gioco in cui siete al comando, giocate i creatori. Se volete giocare un gioco in cui siete in realtà comandate da certi punti di vista, cioè degli automi, ok? Si, è importante anche descrivere le aspettative, per esempio, quindi il fatto che il gioco non è un gioco sulla ribellione, gli automi non si ribellano, il gioco non può finire che gli automi fanno un'insurrezione, non è quello scopo del gioco, deve essere chiaro sin da qua, perché sennò i giocatori che dicono sai cosa, fa il culo la expo dello sto cazzo, e adesso uccidiamo tutti questi creatori maledetti, ok? Non puoi averla questa cosa, perché il gioco non è su quello, non è un gioco sull'insurrezione. E se lo fosse era un pessimo gioco. È un gioco su altre cose, quindi devi dire ai giocatori non è un gioco sull'insurrezione, non è un gioco sulla rivolta. Sì? Hai appena focalizzato un dubbio che io avevo da un po'. Cioè, vabbè, abbiamo scommesso sul Nordic facendoti venire, abbiamo messo una stanza, eccetera, comunque a me piace, l'idea la trovo molto interessante. Però, per alcuni aspetti trovo una limitazione di design. È la focalizzazione, però. È quello di cui abbiamo parlato per la questione del mercato indipendente. Ma no, questo. Non lo so, aspetta, fammi dire. Sì. Cioè, li trovo tutti costruiti per creare un meccanismo psicologico, cioè creare una reazione nel giocatore, no? La commozione della valigia, il gioco di vergogna, eccetera. Sì. Allora, in questo funziona molto bene e li trovo molto interessanti. È vero anche però che in tutti questi meccanismi c'è molto railroading, secondo me. Cioè i giocatori sono messi sempre in quella condizione in cui dovrà succedergli sempre quella cosa. O no? Allora, o sì, c'è una libertà che io non ho? No, ci sono delle libertà nel momento in cui queste metatecniche non sono obbligatorie in alcuni casi. Cioè, se tu puoi fare l'automa benissimo che si sottomette a tutto, il gioco funziona lo stesso. Il reloading è un reloading nel senso che ci sono queste meccaniche e queste sono le meccaniche da utilizzare. Non è assolutamente un reloading tematico, nel senso che come è fatta la coppia, io parlo di questo specifico caso chiaramente, perché adesso siamo su questo, come è fatta la coppia di automi, nessun titolo lo impone. Cioè tu puoi essere l'automa giardiniere perché è deciso così o qualunque altra cosa che neanche mi viene in mente adesso, ok? Però le dinamiche di tra la coppia sono limitate. Le dinamiche sono limitate. Certo, perché è un gioco però... perché allora, nel momento in cui un gioco non è 360 e non è RS, ed è o Chamber o Freeform o Tape o Blackbox, devi per forza focalizzarlo, perché non hai né il budget per permetterti 100 persone, uno staff di 20 persone in modo da curare tutte le possibili esperienze. Ma devi per forza focalizzarlo su una specifica esperienza, magari per pochi giocatori, perché siamo assieme, cioè un designer da solo non ce la può fare. Quindi o è un blank box, magari come Before We Wake, uno staff magari di 6-7 persone grosso, in cui dici, oh, sai cosa, trattiamo 3, 4, 5, 6 tematiche diverse, focalizzandoci su tutte queste. Oppure devi per forza focalizzarlo. E qui ritorno un attimo a una delle slide, perché questa voglio che sia chiara. Questa è la parte di genere artistica, questa è la parte in cui il design si prende la responsabilità e non è pensabile che tu da designer in questo contesto dai ai giocatori tutte le potenze del mondo e dici fate quello che volete, sennò stai facendo un sandbox e il sandbox è in diretta opposizione al concetto di visione artistica da questo punto di vista. Cioè un gioco in cui puoi fare tutto è un gioco in cui non puoi fare niente, è un gioco che non fa bene niente. Quindi sì, nella mente Nordic troverai molti giochi focalizzati. Quindi sì, troverai giochi estremamente focalizzati, ma perché, se vogliamo anche dirla tutta, è un medium ancora che deve ancora avere un sacco, nonostante i passi in avanti giganteschi che sono stati fatti negli ultimi 10-20 anni. Ripeto, fermatevi quando dovete fermarvi, perché finché ci sono domande io... l'istinto è un gioco di ruolo che si mangia, lo so. ce ne sono diversi, no? Ce ne sono diversi. Posso citare almeno 3 o 4 giochi in cui si mangia. No, però è chiaramente avete fame a questo punto, direi che non si è lavorato un po' i tempi. Se i game designer non mangiano. Ma soprattutto se quando giochi 48 ore. No, chi mi conosce lo sa, io cioè tiro e poi mangio dopo. O prima. E quindi direi che la chiudiamo, questi sono i miei contatti, non questi, questo è Fastball, questi sono i miei contatti per chi
Io sono sempre disponibile a parlare di design e altro, quindi beh, questo è tutto. Grazie ancora. Grazie. Allora, ringraziamenti aggiungiamo anche la Game Maker Academy perché ci ha ospitato, grazie a Andrea, che poi fabbrica storie, però insomma gioca un doppio ruolo che a noi è molto utile perché altrimenti dove riunirci non avremmo la sede. E credo che sia anche utile, un po' volevamo fare rete anche in queste cose, per cui sono contento che siate venuti tutti voi, sono contento che sia venuto Enrico, poi ci sentiremo perché comunque qualche ponte un po' balanciato in generale, anche con altri che si occupano di gioco a Cagliari. E credo che le rooms fosse pensato anche per questo e perciò mi sembra una buona conclusione. Grazie a Francesco che si è dato con grandissima generosità in questi giorni, insomma una generosità assoluta. E, tra l'altro ho trovato un clima cagliaritano caldissimo che gli ha fatto rimpiangere il Copenaghen. Grazie ancora, buonanotte a tutti. Thank you.